i tutor scolastici, quindi insieme ai vostri professori. Ieri mattina abbiamo avuto la prima giornata durante la quale abbiamo presentato i progetti che hanno iniziato ieri questo percorso ed è stata una giornata molto interessante. I vostri colleghi studenti sono stati molto attenti e molto interessati ai progetti che gli sono stati illustrati dai nostri colleghi. Quest'oggi proseguiamo con voi e proseguiamo anche con voi che siete in sede, ma anche con i vostri colleghi studenti, per esempio, che si trovano a Bologna e che sono collegati in streaming quest'oggi con noi, perché tra i progetti che seguiremo qui sulle sedi di Roma ci sarà anche un progetto sulla sede di Bologna che parte oggi insieme a voi, oltre ad altri progetti che sono attivati sulle sedi ISPRA di Chioggia, che sono stati presentati praticamente, i cui progetti sono stati presentati ieri. Tra l'altro abbiamo anche un progetto che verrà espletato presso un istituto di Lecce, il Virgilio Redi, che è un progetto, diciamo, molto articolato, perché prevede una modalità di formazione integrata, ovvero oltre alle attività che verranno svolte in campo, anche attività formative che verranno svolte sia presso l'istituto scolastico che presso i nostri laboratori di Castel Romano. Quindi oggi ci accingiamo, diciamo, a dare il via anche alle attività che vi riguardano direttamente, e prima di entrare proprio nel merito della mattinata io passo immediatamente la parola al nostro direttore generale, il quale ha il piacere, insomma, di rivolgervi un saluto di benvenuto. Grazie, scusate, mi sposto un attimo che sennò c'ho... Beh, intanto buongiorno a tutti e benvenuti qua in ISPRA. Volevo innanzitutto ringraziare gli operatori di ISPRA, tutti i colleghi, sia chi ha organizzato attivamente, quindi la dottoressa Gatta, la dottoressa Antonietti, tutti i loro collaboratori del centro, più ovviamente tutti gli altri colleghi e tutti gli esperti che si sono messi a disposizione. Ringrazio anche voi ragazzi, insomma, che penso farete un'esperienza molto utile. Abbiamo già visto, insomma, dalle esperienze precedenti che i lavori che sono stati eseguiti poi durante questi mesi sono stati lavori apprezzati. Al di là dei prodotti, alcuni vengono presentati anche oggi, che sono prodotti anche di qualità, assolutamente di qualità e di grandissimo interesse, però insomma mi sembra che queste esperienze poi rimangano, e speriamo che rimangano in ognuno di voi, anche per il proseguo poi delle vostre iniziative, delle vostre attività. Sapete, si vede già dalla ricchezza di questo calendario, che ISPRA fa tante attività, si occupa di ambiente a tutto tondo. Sapete bene che le matrici ambientali oggi sono... cioè le matrici ambientali sono tante, oggi di ambiente si parla giustamente sempre di più, anche oggi io sono reduce da una trasmissione televisiva dove c'è un grande interesse sul tema dei rifiuti, c'è un grande interesse sul tema del dissesto idrogeologico, c'è un grande interesse sul tema della natura e della biodiversità. Insomma, diciamo che argomenti che una volta erano argomenti che sembravano di nicchia, appannaggio solo di un'elite, oggi permeano, diciamo, in maniera più capillare tutta la nostra società. E costituiscono, e questo è importante non solo perché elevano, come posso dire, il background culturale e fanno sì che noi sempre di più rispettiamo la casa dentro cui viviamo tutti i giorni, però sono anche elementi che costituiscono un grande interesse per lo sviluppo lavorativo delle persone. Voi oggi state studiando e domani entrerete appunto nel mondo del lavoro. I lavori sono cambiati moltissimo negli ultimi anni. E oggi già da un po' abbiamo degli indicatori che tutte quelle attività che in un qualche modo sono connesse ai temi ambientali, pensate a tutto il mondo delle energie rinnovabili, al recupero della materia, la stessa biodiversità, il turismo sostenibile, il tema dei prodotti sani in agricoltura, insomma sono tutte questioni che fanno sì che questi argomenti oggi non siano più solo, come dicevo prima, un tema di carattere culturale generico, per quanto in sempre utilissimo, ma una grande opportunità di sviluppo per il Paese, quindi necessita la possibilità di creare nuovi posti di lavoro.
Per cui io davvero vi saluto, mi scuso, devo abbandonarvi perché non vi sfugge che come direttore ho tante attività in piedi, poi proprio oggi abbiamo un bellissimo progetto che stiamo discutendo a proposito anche di cooperazione internazionale, perché abbiamo un progetto che riguarda il tema del clima, delle emissioni climalteranti, dove come ISPRA siamo stati chiamati a fare tutor a tutta una serie di paesi in via di sviluppo che devono misurare queste emissioni. Sapete che ormai le emissioni di gas serra sono la CO2, sono un grande problema. Vediamo lo sconvolgimento del clima come sia forte, la necessità di correre ai ripari in maniera, come posso dire, assolutamente cogente, la necessità proprio di cambiare un approccio al nostro sistema di sviluppo. Ecco, tutti questi ragionamenti che sembravano così futuri, in realtà oggi sono molto presenti e sono tutti ragionamenti che concorrono a creare un nuovo modo di approcciare anche al mondo del lavoro, perché ripeto, il mondo delle rinnovabili, il mondo del recupero della materia, sono tutti mondi che oggi ci dicono già gli indicatori che quel sistema di imprese che è riuscito a sopravvivere alla crisi è soprattutto legato a queste questioni. Quindi vuol dire che il futuro è questo. Quindi e voi, secondo me, un piccolo passettino in futuro lo state facendo, speriamo noi di essere all'altezza, ma lo saremo per darvi il supporto necessario. Quindi vi auguro davvero un buon lavoro e spero che sia, oltre che utile, anche divertente. Grazie. Allora, io inizio illustrandovi brevemente che cos'è l'ISPRA, affinché possiate, diciamo, contestualizzare la vostra esperienza qui. L'ISPRA è stato istituito nel 2008 con la legge 133 ed è un ente di ricerca a tutto tondo, perché è dotato di personalità giuridica di diritto pubblico, ha un'autonomia tecnica, scientifica e organizzativa, oltre che finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile. È nata dalla fusione di tre enti di ricerca, l'APAT, l'ICRAM e l'INFS, i quali hanno mantenuto poi nell'anima dell'ISPRA ciascuno le proprie competenze, che però si sono fuse insieme. Questo nell'ottica di un processo di semplificazione della pubblica amministrazione e quindi di razionalizzazione della spesa pubblica. L'ISPRA è dotato di molti mezzi, mi riferisco ai laboratori scientifici piuttosto che a mezzi nautici di ricerca, a laboratori di chimica, di biologia. È un istituto di ricerca, e questa è la peculiarità particolare, perché comunque ha mantenuto questa sua connotazione di ente di ricerca ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero dell'Ambiente e del Territorio, che con proprie direttive indirizza l'operato dell'ISPRA e quindi indirizza i fini istituzionali che l'ISPRA è demandato a perseguire. Ad oggi contiamo oltre 1200 dipendenti, quindi vi potete far l'idea, diciamo, dell'entità di questo istituto, dipendenti che sono dislocate su diverse sedi, non solo quelle romane, appunto di via Vitaliano Brancati 48 e 60, che è il palazzo di fronte, ma anche i laboratori di Castel Romano, dove alcuni studenti dell'alternanza si recheranno per poter effettuare la propria esperienza formativa. Abbiamo anche sedi al di fuori del Lazio, come potete leggere, ad Ozzano dell'Emilia a Bologna, a Palermo, a Chioggia, a Livorno. Quest'anno, come vi avevo anticipato, avremo dei percorsi formativi anche appunto sulla sede di Chioggia e la sede di Bologna. Le competenze dell'ISPRA, come diceva poc'anzi il direttore Bratti, sono molteplici. Io qui ho sinteticamente riassunto
Riassunto alcune di queste, passiamo dallo studio del suolo alla biodiversità, alle certificazioni ambientali, ai rifiuti ed anche alla diffusione della cultura ambientale, che è praticamente l'ufficio di cui ci occupiamo io e la dottoressa Antonietti qui accanto. Nel 2017 c'è stata un'importante innovazione che ha vissuto l'ISPRA, ovvero è entrata in vigore la legge 132/2016 che ha fatto nascere il Sistema Nazionale a Rete per la Protezione dell'Ambiente. Questo sistema nazionale è costituito, oltre che da ISPRA, anche da 19 agenzie regionali, le ARPA, e due agenzie provinciali, quelle di Trento e Bolzano. La nascita di questo sistema è stato un momento importante perché è stato creato un sistema federativo che ha mirato a coniugare la conoscenza del territorio proprio appunto di queste agenzie regionali e provinciali, essendo diciamo agenzie collocate sul territorio e quindi con una specifica connotazione territoriale e amministrativa, con quelle che sono le problematiche ambientali. All'interno di questo sistema nazionale l'ISPRA svolge una funzione molto importante perché ha il compito di indirizzo e coordinamento tecnico al fine di perseguire obiettivi che vengono affidati al sistema nazionale, obiettivi che riguardano sia il controllo pubblico della qualità dell'ambiente, il supporto alle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica e molte altre. La funzione del Sistema Nazionale Protezione Ambiente è quella di concorrere al perseguimento, come ho scritto, degli obiettivi di tutela dell'ambiente, dello sviluppo sostenibile, della riduzione del suolo, della salvaguardia e della promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali e della piena realizzazione del principio chi inquina paga. Quindi è stato istituito e riconosciuto questo importante principio appunto di responsabilità in capo a coloro i quali inquinano. All'interno diciamo delle funzioni del sistema nazionale vi è quest'altra importante funzione del sistema, che è quello di essere una rete che attua i livelli essenziali delle prestazioni tecniche ambientali, i cosiddetti LEPTA, che penso per voi siano un acronimo diciamo un po' sconosciuto e che magari qualcuno di voi col percorso che seguirà qui in ISPRA potrà quantomeno diciamo iniziare a conoscere. Questo è il logo del sistema nazionale che sta appunto a raffigurare quello che è il sistema federativo che è alla base della nascita del sistema, in cui le agenzie regionali, le due agenzie provinciali e l'ISPRA vanno a costituire quindi un sistema a rete per il perseguimento degli obiettivi del sistema stesso. Adesso passo la parola alla dottoressa Antonietti, che invece appunto ci presenterà un secondo solo, dovevo tornare indietro. Buongiorno, mi presento, sono Daniela Antonietti, sono la responsabile dell'area educazione e formazione ambientale di ISPRA, che è poi appunto l'area che organizza e promuove questa attività di alternanza scuola-lavoro. Vi illustrerò brevemente l'ambito in cui si colloca la nostra attività e quindi il centro nazionale in cui siamo inseriti. Noi siamo inseriti in quello che è il Centro Nazionale per l'Educazione, la Formazione e le Reti Bibliotecarie e Museali per l'Ambiente. All'interno di questo centro sono operative tre specifiche aree: un'area appunto che è la nostra, quella di educazione e formazione ambientale, un'area che si occupa delle attività museali e l'area che si occupa dei servizi della biblioteca. Cominciamo subito a presentare quest'area e ai servizi che offre, quindi sia l'utenza interna che esterna. I suoi servizi riguardano soprattutto l'acquisizione, la gestione e la diffusione del materiale e della documentazione tecnico-scientifica in ambito ambientale.
Bisogna dire che la biblioteca di Ispra è una tra le più importanti a livello nazionale per quanto riguarda la documentazione sulle scienze della terra, le scienze naturali e tutta la documentazione relativa alle diverse tematiche ambientali. E, naturalmente voi nell'ambito del vostro percorso di formazione potrete utilizzare i servizi offerti dalla nostra biblioteca e troverete lì tantissima documentazione che vi potrà essere utile. Oltre naturalmente alla documentazione cartacea, potrete anche svolgere delle ricerche attraverso il catalogo online. Per quanto riguarda l'altra area, quella del museo, possiamo dire che appunto il nostro museo gestisce e raccoglie delle collezioni geologiche, storiche e tecniche relative alle scienze della Terra. Diciamo che abbiamo tantissimi reperti, oltre 150.000, che però purtroppo al momento non sono visibili. Tuttavia, se siete interessati, nel nostro sito di Ispra sono pubblicate le schede catalografiche descrittive di tutti questi reperti. Troverete poi altre informazioni relative ai cataloghi, alle diverse iniziative promosse nell'ambito appunto dei musei delle scienze della Terra. Entrando un po' più nel vivo della nostra attività, possiamo dire che le attività dell'area educazione e formazione ambientale si collocano come un momento di incontro tra quelle che sono le attività tecnico-scientifiche dell'istituto, quindi di ricerca, controllo e monitoraggio, e quella che è poi l'attività di diffusione, divulgazione e la promozione di conoscenze. Quindi noi attraverso i percorsi di formazione ambientale, attraverso i progetti di educazione ambientale e attraverso i progetti di alternanza scuola-lavoro abbiamo proprio l'obiettivo di accrescere le conoscenze e le competenze tecniche e promuovere appunto anche una cittadinanza attiva e consapevole nei confronti di quelle che sono le problematiche ambientali. Adesso entrando un po' più nel vivo delle attività, per quanto riguarda i corsi di formazione ambientale, possiamo dire che sono attività tecnico-scientifiche rivolte prevalentemente a tutti gli operatori che operano nel campo della protezione dell'ambiente. Realizziamo questi percorsi formativi in collaborazione con tutte le unità tecniche dell'istituto, ma anche di altri enti di ricerca e dell'università, ma diciamo che sono rivolti principalmente a tutti gli operatori degli enti pubblici, però abbiamo anche realizzato dei percorsi formativi rivolti ai docenti delle scuole. Noi realizziamo questi percorsi formativi utilizzando diverse modalità e diversi strumenti. Quindi noi realizziamo attività formative sia sul campo, sia attraverso la nostra piattaforma e-learning, in laboratorio, e quindi diciamo che utilizziamo diverse metodologie. A questo proposito, come diceva la dottoressa Gatta, uno dei progetti di alternanza scuola-lavoro utilizzerà anche lo strumento della formazione a distanza. E qui ci sono appunto alcune immagini che rappresentano la nostra attività. Allora, queste sono le attività di formazione previste nel 2019, che un po' le abbiamo inserite per indicare la varietà e delle attività di formazione che facciamo, ma anche sulle diversità delle tematiche che affrontiamo. Quindi andiamo da corsi di formazione che riguardano la formazione su software per l'analisi statistica dei dati ambientali, ma anche formazione sul rumore aeroportuale, oppure anche sulla formazione per l'accreditamento dei laboratori. Qui alcuni esempi di percorsi formativi che abbiamo rivolto alle scuole. E quindi abbiamo realizzato un percorso di formazione rivolto agli insegnanti delle scuole primarie sul marchio Ecolabel, oppure un corso di formazione rivolto a tutti gli operatori scolastici che è volto a sensibilizzare sull'importanza degli aspetti del rischio di natura fisico, chimica e biologico presenti nell'area interna delle scuole, o anche percorsi di formazione sviluppati in collaborazione con il Ministero della Salute sui regolamenti REACH e CLP, che aveva proprio l'obiettivo di sensibilizzare studenti e docenti sull'uso consapevole dei prodotti chimici. Per quanto riguarda l'educazione ambientale, anche in questo caso
realizziamo numerose iniziative che sono volte soprattutto a promuovere una cultura dell'ambiente orientata alla sostenibilità. E realizziamo diversi progetti per diversi target e anche nell'ambito di accordi e collaborazioni con altri enti anche a livello internazionale. Qui vi sono alcuni esempi di percorsi formativi realizzati in questi anni, percorsi educativi realizzati in questi anni, e queste invece sono le proposte di educazione ambientale per l'anno scolastico 2018-2019. Anche qui trovate una grande varietà di argomenti, andiamo quindi dall'ambiente urbano all'ecologia marina, all'adattamento ai cambiamenti climatici, eccetera. E dobbiamo dire che c'è stata una grande adesione da parte delle scuole, e ci sono 39 scuole nelle quali saranno realizzati questi progetti educativi, sia nel comune di Roma che nella provincia. Per quanto riguarda l'altra attività, che è quella che interessa più direttamente voi oggi, la nostra area cura anche tutta quella che è la realizzazione dei percorsi di tirocini di formazione, che sono rivolti principalmente a giovani studenti universitari e sono volti soprattutto a permettere il completamento del percorso formativo, e poi i progetti di alternanza al lavoro, che sono quelli che riguardano voi oggi e che in questa sessione attiviamo per il nuovo anno accademico 2018-2019. È tutto e vi ringrazio. Allora, io riprendo il discorso proprio con riferimento all'alternanza scuola-lavoro, e questa slide rappresenta l'attività che abbiamo svolto a partire dall'anno scorso. Con l'anno scolastico 2017-2018 l'ISPRA ha iniziato la progettazione dei primi percorsi di alternanza scuola-lavoro. L'anno scorso scolastico abbiamo progettato e realizzato 11 percorsi di formazione, coinvolto 90 studenti con oltre 600 ore di formazione complessiva. Come ha detto la dottoressa Antonietti, anche per l'alternanza scuola-lavoro abbiamo i più svariati argomenti, le più svariate tematiche. Qui potete appunto vedere quelle dell'anno scorso e quelle che invece le tematiche che andiamo ad affrontare quest'anno. Quest'anno 2018-2019 abbiamo 16 percorsi di formazione, coinvolti 170 studenti e oltre 700 ore di formazione complessiva. Quindi direi che questa formazione, peraltro, voglio sottolineare, ma come si è già visto ieri, lo si vedrà anche oggi mano a mano che ci saranno le presentazioni, è una formazione non teorica, perché sicuramente una minima parte teorica ci sarà in ciascun percorso, ma sono proprio focalizzati sulle attività pratiche, affinché voi studenti possiate entrare nei nostri uffici e toccare con mano, affiancati dai nostri tutor, le attività che quotidianamente i nostri tutor, e sono tutti esperti di altissimo livello, svolgono quotidianamente, e quindi vi coinvolgeranno praticamente nelle attività. Penso di aver detto tutto, e al momento inizierei quindi con la presentazione dei progetti. In particolare quest'oggi abbiamo presentazione, la prima che ci sarà è quella relativa ad un percorso di formazione che è stato attivato l'anno scorso, che è di durata biennale, per cui è proseguito anche questo anno e si è concluso proprio nei giorni scorsi. Pertanto ci sarà la presentazione delle attività che loro hanno svolto a cura in parte dei tutor che hanno seguito questo percorso formativo, che sono la dottoressa Alessandra Galosi ed Anna Maria Caricchia, ma ci saranno, intanto in sala sono presenti gli studenti, se potete alzare la mano, gli studenti del Pacinotti Archimede, questi sono vostri colleghi studenti che l'anno scorso hanno seguito il percorso formativo e adesso ci presenteranno anche personalmente le attività che hanno svolto insieme ai tecnici ISPRA. Per cui chiamerei le due tutor.
Allora, il percorso formativo si chiama Report ambientale, l'informazione per la tutela dell'ambiente. Gli studenti sono gli studenti dell'Istituto Pacinotti Archimede. E le dottoresse sono Alessandra Galosi e Anna Maria Caricchia. Buongiorno a tutti. Io sono Alessandra Galosi e lavoro nell'ambito del Servizio per l'Informazione, le Statistiche e il Reporting dello Stato dell'Ambiente. La presentazione del progetto sarà tutta a cura dei ragazzi della Pacinotti Archimede, che vi racconteranno le varie fasi del progetto e i risultati del progetto. Allora, io vi rubo pochissimi minuti solo per ringraziare chi ci ha permesso la realizzazione di questo progetto, perché è stato un progetto che ha avuto la necessità di un lavoro di squadra. Quindi ringrazio la scuola, in particolar modo la professoressa Maria Carmela Galluccio, Chira Mendola e la professoressa Maria Teresa Girasoli. E poi logicamente tutti i 10 ragazzi che sono stati coinvolti. E in ambito ISPRA devo ringraziare vivamente chi ha permesso la realizzazione di questo progetto, quindi la dottoressa Elvira Gatta e la dottoressa Maria Concetta Giunta e tutti i colleghi del servizio. Ripeto, è stato un lavoro di squadra, quindi ringrazio veramente tutti i colleghi e non per ultima Anna Caricchia, che ha seguito, che è stata l'ideatrice di questo progetto e l'ha seguito, ha seguito tutta la realizzazione del progetto. Ultima cosa vorrei dire che il progetto, il report finale, la versione finale sarà pubblicata probabilmente insieme alla pubblicazione dell'annuario dei dati ambientali. Adesso abbiamo fatto una prima bozza preliminare. Passo la parola a Anna e invito anche i due ragazzi che dovevano fare la presentazione a avvicinarsi. Io solo qualche secondo. Solo veramente qualche secondo. Ringrazio Alessandra per le parole che ha detto e mi unisco a tutti i suoi ringraziamenti. E per quanto mi riguarda, questa esperienza è stata, come ha detto il direttore, divertente, interessante e utile. E mi auguro veramente che lo sia anche per tutti gli studenti. Grazie. E adesso Vorrei fare anche l'in bocca al lupo a tutti i ragazzi che si accingono in questa nuova esperienza. E lasciamo la parola adesso a Matteo e Crisia, che vi illustreranno a nome di tutti e 10 gli studenti l'attività svolta. Allora, buongiorno a tutti, io sono Matteo Sodano, sono qui a rappresentanza dei 10 ragazzi che insieme a me hanno portato a termine il progetto qui presso ISPRA. È stato un progetto che è durato, come diceva prima la dottoressa, è durato 2 anni, sono state un po' più di 100 ore. È un progetto che ha avuto come può passare alla prossima? Che ha avuto come obiettivo e come tema principale l'informazione ambientale e un po' come far conoscere ai ragazzi l'informazione ambientale. E abbiamo avuto come obiettivo finale quello di stendere un report ambientale che abbiamo concluso quest'anno e che stiamo presentando ora. Il primo anno è iniziato con qualcosa di un po' più teorico per farci prendere confidenza con le tematiche che poi abbiamo trattato. E nel secondo anno è stato più che altro l'analisi dei dati che il primo anno abbiamo raccolto con l'indagine e la stesura del report.
Il primo anno appunto abbiamo iniziato con un qualcosa di più teorico, abbiamo preso confidenza con i temi, con quelli che sono un po' gli argomenti che poi abbiamo trattato durante l'anno. E, in secondo luogo abbiamo iniziato quella che è la progettazione dell'indagine, perché per poter stendere il report abbiamo dovuto prima raccogliere i dati e abbiamo deciso che l'universo di indagine dovevano essere tutti i professori e gli studenti della nostra scuola. I temi dell'indagine dovevano essere l'informazione ambientale, la percezione delle problematiche e i comportamenti sostenibili dei ragazzi, e che i destinatari finali del report dovevano essere i cittadini. Una volta fatto questo è iniziata la progettazione dell'indagine stessa, quindi abbiamo deciso di farla tramite un questionario che abbiamo somministrato via online. Ovviamente il cellulare, avendolo tutti, era il miglior modo per raggiungere il numero più grande di ragazzi. È stato un questionario abbastanza breve, semplice, un qualcosa di anonimo. Abbiamo dato a ogni ragazzo un codice per evitare che venisse compilato più volte o che ci fossero problemi. E abbiamo iniziato il processo con un'indagine pilota, quindi una sorta di test per controllare che tutto funzionasse correttamente la procedura online, con le nostre due classi. E in secondo luogo è iniziata quella che è stata la distribuzione finale dell'indagine, ovvero a tutta la scuola, che ha richiesto qualche riunione con i rappresentanti di classe, perché essendo una scuola molto grande distribuita su più sedi abbiamo dovuto organizzare un po' questa fase, che è durata circa un mese. Abbiamo avuto 862 questionari compilati totali, dei quali escluso qualcuno che ha avuto domande non complete oppure per problemi di connessione non è stato compilato completamente. Siamo arrivati a una scrematura di 840, dei quali 813 degli studenti e 27 dei docenti. Di questi qua, considerando che il carattere volontario dell'indagine, quindi non era obbligatorio rispondere, il tasso di risposta del 48% degli studenti è stato più che soddisfacente, mentre dato il tasso di risposta dei professori, che è stato solo il 19%, abbiamo deciso alla fine di non prendere i dati dei professori come dati da analizzare, perché un numero così basso non rappresenta il campione completo dei professori. Per questo abbiamo, proprio per la procedura online, i dati sono stati archiviati automaticamente su un database online. Questo ci ha risparmiato grandi ore di lavoro, perché altrimenti avremmo dovuto trascrivere a mano ogni risultato. Il secondo anno, invece, l'attività è iniziata sempre con un qualcosa di teorico, perché per stendere un report abbiamo avuto bisogno di altre conoscenze. Abbiamo iniziato a fare dei grafici, ad analizzare i dati, a differenziare ad esempio tra maschi e femmine. Abbiamo trovato varie differenze sia tra i maschi che le femmine, le risposte che sono state date, e abbiamo individuato principalmente tre indicatori di risposta, che sono stati l'informazione ambientale, la percezione ambientale e i comportamenti sostenibili dei ragazzi. Questi indicatori sono stati ulteriormente analizzati, abbiamo estrapolato i grafici finali e tutto questo l'abbiamo inserito all'interno del report, che abbiamo finito di stendere con qualche lavoro di impaginazione, la stesura dei testi e così via. Qui possiamo vedere alcuni risultati, diciamo, generali dell'indagine. Parlando del primo indicatore ambientale, quindi l'informazione, possiamo vedere come circa il 93% degli studenti ritiene che l'informazione ambientale sia molto, comunque abbastanza importante. Oppure nel grafico successivo possiamo vedere le differenze tra i maschi e le femmine, quello che dicevo prima, nelle risposte che hanno dato. Ad esempio, notiamo che le femmine sono più sensibili riguardo le problematiche ambientali rispetto ai maschi. Nel grafico dopo possiamo inoltre vedere che una buona parte degli studenti è soddisfatto delle informazioni che ricevono, circa il 52%, e in quello ancora dopo possiamo vedere che, probabilmente data la giovane età dei ragazzi, la maggior parte delle informazioni che ricevono è dai social network, quindi da internet, dai programmi televisivi, mentre una piccolissima parte riceve queste informazioni dai convegni specializzati oppure da delle associazioni. Le problematiche ambientali, questo è il secondo indicatore, quindi la percezione ambientale. Riguardo alle problematiche ambientali possiamo vedere che quelle che spaventano di più i ragazzi sono ad esempio l'inquinamento dell'aria o dell'acqua, e sempre all'interno di una domanda come questa possiamo notare differenze tra maschi e femmine. Ad esempio le femmine sono più spaventate, più sensibili riguardo al problema dell'esaurimento delle risorse all'interno del nostro mondo. Questa era una domanda che chiedeva se si riteneva che il proprio comune è inquinato, e abbiamo differenziato anche qui tra chi vive a Roma e chi vive in altri comuni, quindi circostanti, e possiamo notare ad esempio che chi vive a Roma ritiene molto più inquinato rispetto a chi vive fuori Roma. Riguardo invece
l'ultimo indicatore ambientale, che è stato quello dei comportamenti sostenibili. Possiamo vedere come i comportamenti che vengono più applicati dai ragazzi sono il risparmio dell'energia elettrica oppure l'attento utilizzo dell'acqua, e anche qui possiamo vedere differenze tra maschi e femmine. Ad esempio, le femmine si ritrovano più propense a attività quali ad esempio le azioni ecocompatibili e così via. E in ultimo luogo volevo possiamo parlare di quelle che sono le azioni che i ragazzi pensano sia giusto adottare per controllare, per cercare di aiutare l'ambiente, e ovvero possiamo vedere che circa il 40%, che è il numero più grande, è propenso verso un attento utilizzo delle leggi, una maggiore applicazione, un maggior controllo da parte delle autorità, così come notiamo differenze anche qui tra maschi e femmine. E, prima delle conclusioni volevo passare la parola al mio compagno, che vi spiegherà un po' quello che è stata l'infografica, dato che è stato lui l'ideatore principale. Salve a tutti, io sono Cristian Morelli e insieme ad altri miei colleghi ci siamo occupati dell'infografica, questo schema e questa immagine che dovrebbe in poche parole riassumere tutto il nostro progetto. Ci siamo innanzitutto impegnati nel realizzare quest'uomo che muta e che diventa un tutt'uno con la natura, che muta e che quindi acquisisce più conoscenza attraverso le radici. Il compito infatti di questo questionario, così come dell'immagine e di tutta l'indagine, è stata quella di fare in modo che la conoscenza ambientale aumentasse. E in che modo aumenta? Essenzialmente attraverso le radici, che quindi è come se prelevassero informazioni dalla natura per poi farle uscire da questo zaino e quindi attraverso il mondo. Importante è anche la funzione del sole, un uomo che abbraccia il sole proprio perché è un sole chiaro, un sole che sta sorgendo, così come la conoscenza, perché la conoscenza sorge e non tramonta mai. E giusto due parole finali, volevamo ringraziare un po' tutta quella che è stata l'associazione di Ispra, perché ci ha accolto qua, ci ha dato la possibilità di lavorare, i nostri tutor sia interni che esterni di Ispra, un saluto da parte di tutti i ragazzi, anche chi oggi non è potuto venire, e quindi un grazie a tutti e buona giornata. Allora, io ringrazio voi perché avete fatto un bellissimo lavoro, veramente eccezionale, complimenti, e penso che siate tutti d'accordo con me. Siete stati veramente bravi, siete stati ben accompagnati e i risultati si vedono. Per gli studenti che sono qui in sala oggi e che si accingono ad iniziare i percorsi di alternanza con noi, diciamo che questa è stata una proprio testimonianza concreta di quello che diciamo ciascun gruppo verrà accompagnato nel corso di questi percorsi formativi. Allora, io a questo punto inizierei con la presentazione del primo percorso, quindi col primo percorso di quest'anno, la cui tutor è la dottoressa Anna Maria Soggiu, dell'ISIN, Ispettorato Nazionale per la Sicurezza Nucleare e la Radioprotezione, laboratorio Radon in particolare, la quale cura il percorso dal titolo Esposizione alla radioattività naturale, Radon cos'è? Come si misura, come eliminarlo. Mi puoi avvicinare? Buongiorno a tutti, in particolare agli studenti della scuola Torquato Tasso e al professore che li accompagna. Parleremo di esposizione alla radioattività naturale. Radon, cos'è, come si forma, come si misura, come eliminarlo. Dove avanzo?
La proposta formativa si svolgerà in 5 giornate di più di 6 ore l'una per un totale di 40 ore di lavoro. Il progetto si svolgerà in 2 sedi di Roma dell'ISPRA, la sede di via Vitaliano Brancati 60 e quella dei laboratori di via di Castel Romano 100. Le attività del progetto saranno varie, attività teoriche e attività pratiche che consisteranno in misure di gas radon in ambiente e nella produzione di una carta di controllo di laboratorio per verificare l'efficacia di un sviluppo chimico che viene effettuato regolarmente nel laboratorio. Alla conclusione, procederà a una selezione di slide di conclusione. L'atomo è il costituente della materia ed è costituito da un nucleo che possiede neutroni e protoni e intorno a questo nucleo ruotano degli elettroni. Quando due atomi hanno lo stesso numero di protoni ma diverso numero di neutroni sono chiamati isotopi. La radioattività naturale è un processo naturale irreversibile in cui nuclei atomici instabili o radioattivi si trasformano spontaneamente emettendo energia sotto forma di particelle e di radiazione elettromagnetica fino a raggiungere uno stato stabile. Quali sono le principali fonti della radioattività naturale? La radiazione cosmica che deriva dal Sole e dalle stelle, i radionuclidi cosmogenici che si formano quando la radiazione cosmica entra in contatto con l'atmosfera terrestre e i radionuclidi delle rocce, dei suoli, delle acque, della vegetazione e degli organismi animali. Fra questi radionuclidi è presente il radon. Il radon contribuisce al 52% della radioattività naturale e in particolare l'isotopo 222 contribuisce al 48% e l'isotopo 220 al 4%, laddove il contributo dell'isotopo 219 è trascurabile. Il radon cos'è? Abbiamo già detto è un gas radioattivo, elemento chimico naturale, è un cancerogeno, quindi una sostanza che è in grado di provocare il cancro, è un gas ideale, ho riportato per completezza la legge di stato dei gas ideali, è un gas privo di odore, colore e sapore, quindi non è percepito dai sensi dell'uomo. È ubiquitario, quindi lo troviamo ovunque, sia nell'ambiente confinato che nell'ambiente esterno. È misurabile con metodi attivi e passivi ed è considerato un contaminante degli spazi chiusi. Il radon come si forma? Gli isotopi 222 e 220 del radon, dei quali abbiamo parlato, si formano dalla disintegrazione degli isotopi del radio 226 e 224, che sono prodotti dall'uranio 238 e dal torio 232 e sono tutti rinvenuti nella crosta terrestre. Ho riportato la reazione di decadimento dell'uranio 238 che ci indica la reazione di decadimento del gas radon.
Il l'atomo di radon, una volta che si è formato, ha un'alta probabilità, dopo 3,8 giorni dalla sua formazione, di decadere in polonio-218. La reazione di decadimento porta alla produzione di una particella alfa, che è qui indicata nella figura, costituita da due protoni e da due neutroni. Questa particella non è altro che un atomo di elio, però privo dei due elettroni, e quindi è una particella carica positivamente. La reazione poi continua quindi si può vedere dallo schema che abbiamo appena visto che oltre al radon ci sono altri prodotti di decadimento chiamati prodotti a vita breve del radon che sono il polonio 218 ed il polonio 214. Quindi in un ambiente confinato in cui è presente il radon e si ha il fenomeno del decadimento radioattivo, si formeranno in un tempo abbastanza breve sia le particelle alfa prodotte dal radon che quelle prodotte dal polonio 218 e dal polonio 214. Queste particelle alfa hanno un diverso comportamento, possono aderire al particolato sospeso nell'aria oppure attaccarsi alle superfici oppure rimanere libere da legami. E queste particelle, che si chiamano frazione non attaccata, possono essere inalate dall'uomo. La inalazione di queste particelle può determinare una alfa irradiazione dell'epitelio bronchiale dei polmoni a livello polmonare, che può innescare un processo di cancerogenesi a più stadi, con lesioni neoplastiche in vari punti dell'epitelio considerato. Come si misura il radon? Fondamentalmente è necessario confinare il gas dentro una camera di misura. Se il gas viene aspirato con una pompa, si hanno i metodi attivi. Se il gas invece entra all'interno della camera di misura per il semplice fenomeno della diffusione, si hanno metodi passivi. Il radon, come eliminarlo? Chiaramente è importante negli ambienti confinati avere la minor concentrazione possibile di radon. E quindi la prima misura da seguire è quella di effettuare una ventilazione naturale dell'ambiente, apertura delle finestre. In secondo luogo è necessario capire quali sono i punti, le vie di ingresso del gas dal suolo e sigillarle. Nei casi in cui né la ventilazione forzata né la chiusura delle vie di ingresso del gas dal suolo sono sufficienti, è necessario adottare una serie di misure, cioè una ventilazione forzata, per fare in modo che il gas non entri all'interno dell'ambiente interessato. Allora, io qui ho riportato in 5 slide i programmi di tutte le giornate.
Per il primo giorno è degno di nota che faremo una discussione in compagnia del geologo ISPRA, dottor Paolo Censineri, sulle sorgenti del radon in ambiente e sui materiali costruttivi negli edifici che possono spiegare in alcuni casi la presenza di alte concentrazioni di radon. Al secondo giorno faremo una sarà la vostra prima visita ai laboratori di Castelromano, al laboratorio radon di Castelromano. Al terzo giorno saremo di nuovo alla sede di Brancati 60 e faremo una discussione in compagnia della dottoressa Monica Bucchetti sugli effetti del radon sulla salute e su vari aspetti della linea guida sul radon dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. Al quarto e al quinto giorno lavoreremo di nuovo a Castelromano su varie attività di laboratorio che qui non possiamo leggere. Allora, al quinto giorno continueremo con le attività iniziate, avviate al giorno precedente e arriveremo alla conclusione dei lavori. Ringrazio in anticipo la dottoressa Elvira Gatta e la dottoressa Tiziana Mezzetti per l'organizzazione di questa iniziativa, la dottoressa Monica Bucchetti e il dottor Paolo Censineri per la collaborazione fattiva di questo progetto, il dottor Giancarlo Torri, il personale afferente al laboratorio Radon che vorrà dare un contributo e il personale dei servizi tecnici dell'ISPRA. Grazie dottoressa Soggiu. Io aggiungo soltanto che l'istituto che seguirà questo percorso è l'istituto Tasso con 10 studenti. Siete presenti? Dove siete? Alzate, eccoli qua. Tutti e 10 gli studenti dell'istituto Tasso. Proseguiamo con la presentazione del secondo progetto, La voce dei treni, il rumore ambientale da sorgente ferroviaria. La tutor è la dottoressa Francesca Sacchetti dell'area per la valutazione, la prevenzione e il controllo dell'inquinamento ambientale derivanti da agenti fisici. L'istituto a cui è dedicato questo progetto è l'istituto Cannizzaro con 3 studenti. Siete dove? Buongiorno a tutti, io sono Francesca Sacchetti, dell'area valutazione agenti fisici e il progetto La voce dei treni, diciamo una riedizione di un progetto già presentato lo scorso anno che ha avuto un buon riscontro da parte degli studenti e che noi abbiamo quindi riproposto riadattandolo anche in funzione del feedback avuto l'anno scorso. Che è stato rivolto in questo caso l'anno scorso a 2 gruppi di 3 studenti, quindi con 2 sessioni. Allora, noi come area valutazione di agenti fisici ci occupiamo appunto di inquinamento acustico, campi elettromagnetici, radiazioni non ionizzanti e in particolar modo io mi occupo con altri colleghi dell'inquinamento acustico e quindi di tutte quelle che sorgenti praticamente che producono rumore sul territorio, tipo le attività produttive, le attività artigianali, le sorgenti come infrastrutture di trasporto, quindi ferrovie, strade, aeroporti, che per esercitare, quindi per in qualche modo funzionare, devono essere autorizzate. Per essere autorizzate devono rispettare dei vincoli, quindi dei limiti previsti dalle normative. Quindi per introdurre il progetto, La voce dei treni, noi necessariamente dovremo fare un incontro in cui introdurremo gli aspetti di fisica dell'acustica e gli aspetti normativi che sono naturalmente funzione del nostro lavoro. Come si scende? Ok, perfetto. Quindi introdurremo cos'è il suono, cosa lo distingue, come si distingue dal rumore e
introdurre, ma anche brevemente, diciamo, tutto l'aspetto della propagazione dell'onda sonora, quindi caratterizzeremo il suono in funzione della lunghezza d'onda, della frequenza, dell'ampiezza, e in particolar modo ci soffermeremo sul campo dell'udibilità che va in campo di frequenze dai 20 ai 20.000 Hz, e come vedete è comunque diverso dalle altre specie di esseri viventi. Alcune specie quindi percepiscono suoni a frequenze inferiori rispetto alle nostre, altre specie percepiscono suoni in campi di udibilità maggiore e altre invece percepiscono suoni a frequenze molto più elevate. Introdurremo inoltre come si rappresenta quindi il suono, come si rappresenta quindi il livello di pressione sonora, quindi la scala dei decibel. Ma non necessariamente dovremo anche introdurre che cos'è e come si regolamenta sul territorio e si gestisce sul territorio il rumore, quindi introdurremo gli aspetti normativi e in particolare alcuni strumenti che la normativa in qualche modo fornisce, che servono e sono necessari per regolamentare il suono. Quindi introdurremo il piano di classificazione acustica, che non è altro che la suddivisione del territorio in 6 classi acustiche in funzione della destinazione urbanistica, e ad ogni classe acustica l'associazione dei limiti del rumore, oltre i quali quindi non si considerano più rumori accettabili. Parleremo anche degli aspetti di valutazione del rumore, delle sorgenti che noi, di cui noi ci occupiamo, quindi della valutazione sul territorio del rumore e quindi della modellizzazione acustica che ci permette di valutare il rumore, ma anche naturalmente degli aspetti di controllo attraverso le attività fonometriche. Questo però... agli aspetti, diciamo, più teorici, quindi sia normativi che di fisica, sarà invece associato un aspetto molto più pratico che affronteremo insieme ai ragazzi, cioè la misura proprio del rumore attraverso un'esperienza di monitoraggio in sito della sorgente, in questo caso della sorgente ferroviaria. Quindi metteremo mano al fonometro, che è lo strumento di cui è dotato il laboratorio di agenti fisici qui di Brancati 48, e quindi affronteremo proprio una misura sul campo, valutando naturalmente quello che è l'attività del tecnico che va a misurare. Affronteremo l'aspetto di elaborazione, quindi del dato di misura, e successivamente faremo proprio un'esperienza di modellizzazione acustica, cioè di rappresentazione del suono misurato attraverso i software previsionali. Quindi la nostra esperienza sarà più che altro un'esperienza pratica, cioè affronteremo quello che fa il tecnico di acustica ambientale, che è la figura professionale deputata proprio alla valutazione e del rumore sul territorio, quindi anche alla valutazione e quindi anche la pianificazione e gestione di tutte quelle che sono le attività e gli interventi che sono necessari per assicurare e regolamentare il suono. Quindi noi come agenti fisici ci occupiamo prevalentemente del monitoraggio e del controllo delle sorgenti di rumore, sempre a supporto del Ministero dell'Ambiente, ma anche in collaborazione con le varie agenzie regionali nell'ambito del sistema nazionale. Valutiamo i piani e i progetti per la componente rumore di tutte le infrastrutture, di tutte i grandi gestori delle infrastrutture, per esempio stradali e ferroviarie, e anche degli aeroporti. Elaboriamo dati e indicatori relativi alle sorgenti di rumore e facciamo supporto tecnico e normativo al Ministero dell'Ambiente. Quindi focalizziamo, insomma, il progetto La Voce dei Treni, perché ci siamo praticamente focalizzati sulla sorgente ferroviaria. Innanzitutto perché la sorgente ferroviaria, diciamo, appartiene al paesaggio urbano, quindi la conosciamo tutti, ed è una sorgente anche prevalentemente disturbante quando è posizionata diciamo in prossimità di edifici abitativi, ma perché ci permette anche di fare un percorso di formazione breve ma completo, perché è una sorgente che la normativa prevede venga misurata in tempi piuttosto contenuti. La sorgente ferroviaria è una sorgente che, per essere monitorata e quindi per valutarne il rispetto dei limiti normativi,
la norma prevede che sia misurata nell'ambito di 24 ore. Non faremo una misura di 24 ore, naturalmente faremo una misura molto più breve, ma comunque estrapoleremo poi i dati misurati in 24 ore, quindi è una sorgente che ci permette in qualche modo, con misure comunque relativamente brevi, di poterne valutare l'impatto sul territorio, mentre altre sorgenti, per esempio come le strade o gli aeroporti, hanno bisogno di tempi di monitoraggio molto più lunghi, quindi anche molto più complessi. Per esempio per le strade sono necessarie misure di una settimana, di elaborazione di dati immediati sulla settimana, per gli aeroporti addirittura valutazioni sull'intero anno. Quindi è una sorgente che si presta bene a fare un percorso, diciamo, breve, diciamo caratterizzato da molti più aspetti pratici che teorici, però diciamo comunque completo dalla teoria all'utilizzo della strumentazione dei software dedicati sia all'elaborazione dei dati ma anche alla modellizzazione CUS fino alla valutazione dell'impatto della sorgente. Quindi non faremo altro che simulare l'attività proprio del tecnico sul campo che va a misurare e che va a valutare, quindi il tecnico in acustica ambientale, che è l'unica figura deputata nell'ambito della normativa italiana a fare questo tipo di lavoro. Quindi ci è sembrato un progetto, diciamo, breve, comunque intenso, che associasse aspetti teorici ma anche aspetti pratici, che potessero essere anche interessanti per i ragazzi, che possono mettere mano sia a strumentazioni molto particolari, diciamo fortemente tecniche, ma anche a software, diciamo, che non sono all'ordine del giorno. Le lezioni saranno 4, della durata di 6 ore, e quindi nella prima lezione ci saranno aspetti naturalmente di normativa di riferimento e teorici sulla fisica del rumore. La seconda lezione sarà dedicata alle misure fonometriche di rumore in campo, quindi a un monitoraggio in situ, quindi sarà effettuata quando ci saranno buone condizioni atmosferiche per poter effettuare la misura, quindi sarà decisa poi in funzione anche, diciamo, delle giornate disponibili da parte nostra e dei ragazzi, ma anche del tempo, del clima. Le altre lezioni, la terza, sarà dedicata all'analisi delle misure attraverso proprio software dedicati all'elaborazione dei dati che vengono ottenuti dal fonometro, all'interpretazione dei dati, e la quarta lezione invece utilizzeremo un software di modellizzazione che permette la riproduzione sul territorio della misura effettuata e la valutazione su uno spazio, diciamo, più grande dell'impatto acustico. Special modo, diciamo, ricostruiremo il territorio monitorato, gli edifici intorno al territorio, e valuteremo se la sorgente monitorata impatta o meno gli edifici circostanti. Quindi faremo proprio un progetto di questo tipo su una specifica area geografica. Grazie a tutti e a presto. Grazie alla dottoressa Sacchetti, e passiamo al progetto successivo che sarà presentato dal collega dottor Giorgio Vizzini del Centro Nazionale per la Rete Nazionale dei Laboratori Area Fisica. Il progetto è lo studio dei materiali geologici. L'istituto che sarà coinvolto è l'Istituto Pirelli con 6 studenti. Potete alzare la mano così vi individuiamo. Eccoli là. Perfetto. Te la parola. Grazie, buongiorno. Eccoci qua. Allora, stanchi? Un po' addormentati? No, spero di no. Allora, parliamo dello studio dei materiali geologici, questo è il nostro progetto. Vediamo un po' che cosa è, cosa sono questi materiali geologici prima. Questi, vero? Ok, perfetto. Parto un po' alla lontana, ma non vi preoccupate. Attenzione, vi chiederò un aiuto, magari se avete qualche risposta, forse ditela, insomma, alzando la mano. La Terra, in particolare parliamo dell'interno della Terra, e ancora in più in particolare parliamo della litosfera, perché i materiali geologici si formano proprio in questi 70-110 km di profondità dalla superficie terrestre. Perché? Perché sono quelli che vengono coinvolti poi dalla tettonica, quindi dai movimenti tettonici, quindi dalle fosse, dalla formazione orogenesi, le montagne e così via. Materiale in generale in italiano cosa vuol dire? È un prodotto manufatto dotato di proprietà e caratteristiche particolari, individuati o definiti in rapporto all'origine e all'impiego. Quindi questi materiali geologici derivano dalla litosfera, quindi l'origine è quella. Ma come si formano? Beh, si formano
in un ciclo, il ciclo litogenetico, già il nome litogenetico, formazione, genesi della rocce, che dà determinati prodotti. Secondo voi quali sono questi prodotti? Oltre, vabbè, le rocce l'ho detto. Qualcuno sa dirmi qualcosa? Nessuno. Però se parlo di minerali, beh, sono i primi che si formano direttamente quando abbiamo un processo di formazione. Loro danno origine poi alle rocce, i minerali costituiscono le rocce, un po' come i mattoni costituiscono le case. Poi abbiamo anche i terreni, che sono la disgregazione delle rocce in particelle più o meno grandi, da blocchi a finissime, a millesimi di millimetro, micron, le argille, che hanno la caratteristica di essere quindi formati da questi granuli che si possono disgregare facilmente con le mani o immersi nell'acqua. Quindi questa è la diversità rispetto alle rocce. Ma anche i suoli sono dei prodotti geologici. In particolare, il nostro progetto sarà incentrato sulle rocce e sui terreni. Ma perché, diciamo, sono utili questi materiali geologici? Perché li studiamo? Perché l'uomo ne ha bisogno? Beh, c'è sta l'uomo durante la sua evoluzione biologica, culturale, ma anche tecnologica, l'ha utilizzati fin dai primi utensili, no? Utilizzava i pezzi di pietra per fare le scintille, naturalmente erano di selce, per fare il fuoco, ha iniziato a cavarli, a prenderli in superficie, la metallurgia dai tempi antichi è iniziata, poi ha cominciato a modellare il territorio in funzione delle caratteristiche, quindi utilizzava per fare i canali, per l'irrigazione, ma anche per le costruzioni, quindi utilizzava determinati materiali, no? Che avevano delle proprietà particolari di resistenza, di permeabilità. Nell'edilizia sappiamo che tutte le case sono costituite anche da materiali geologici, quindi rocce, terre naturalmente da parte delle fondazioni, ecco le fondazioni per esempio, quindi ho cominciato a studiarle. Tutte le opere in sotterraneo, no? Sono state, le rocce e i terreni sono stati studiati per poter andare a carpire, a prelevare le risorse nel sotterraneo, oppure per costruire tunnel. I romani erano espertissimi in questo. In ambito idrogeologico, la conoscenza della permeabilità di determinati terreni o rocce che servono per magari racchiudere determinati invasi e utilizzarli e sfruttarli, oppure lo sfruttamento, come dicevo prima, delle georisorse, quindi andare a prelevare il petrolio, il gas e così via. Beh, queste proprietà sono funzione quindi di che cosa? Degli elementi costitutivi di queste rocce e di questi terreni. Quindi sono naturalmente funzione dei rapporti che ci sono tra i minerali presenti. Non so, conoscete, no, le tre categorie delle rocce? Sedimentarie, metamorfiche, ignee? Sì? Penso di sì, spero di sì. Allora, quindi vedete, a secondo di come si dispongono questi minerali, hanno delle proprietà queste rocce particolari. Ma anche i terreni, in funzione dei rapporti che ci sono fra le componenti, la componente solida, la componente liquida, la componente gassosa, e quindi hanno delle proprietà. Beh, queste naturalmente sono funzione di che cosa? Di come si formano per esempio i minerali, quindi del loro chimismo, della loro struttura, quindi della durezza del minerale, quindi le resistenze dipendono anche da quello, ma anche come si formano le rocce, quindi il tipo di ambiente dove si formano, il tipo di pressione, di temperatura, sono tutte variabili chimiche e fisiche, ma anche dell'ambiente di formazione, quindi movimenti tettonici che trasformano e generano determinati tipi di materiali. Anche l'erosione, che il trasporto, la deposizione per quanto riguarda i terreni, ne determinano le caratteristiche. Vado un po' veloce perché adesso andiamo proprio al nostro progetto. Il laboratorio di meccanica delle terre e delle rocce, il laboratorio dove si farà questo progetto, dove si svolgerà questo progetto e che cosa fa in particolare. Noi quindi concentriamo la nostra attenzione sui terreni e sulle rocce e quindi la geotecnica è quella disciplina naturalmente specialistica che studia le caratteristiche di questi terreni e di queste rocce e ne determiniamo le proprietà fisiche. In particolare queste proprietà fisiche servono per rispondere a come determinate materiali rispondono, scusate il gioco di parole, a determinate sollecitazioni.
Quindi abbiamo la determinazione delle proprietà fisiche e la determinazione delle esistenze meccaniche. Tutti i materiali sapete che hanno un comportamento elastico, poi si deformano, un comportamento plastico e poi arrivano a rottura. E quindi noi andiamo a vedere come si comportano questi materiali di test. In particolare per quanto riguarda i terreni, faremo delle, determineremo con le indagini il colore, la fratturazione di questi terreni, la presenza di materia organica, cioè determinati tipi di analisi, la densità e così via, la plasticità di questi materiali, di queste terre, la granulometria, che si chiamano caratteristiche fisiche. E poi determiniamo, effettueremo delle prove meccaniche, quali per esempio l'edometria. Sapete l'edometria che cos'è? Praticamente è il calcolo dei cedimenti di un terreno, un po' come succede nella Torre di Pisa, là i cedimenti sono differenziali, cioè c'è stato un cedimento in una zona e non un altro, quindi verifichiamo di quanto, se schiacciati, cedono questi materiali, questi terreni. Lo stesso discorso lo faremo su una prova, per esempio, di taglio diretto, in cui queste prove vengono utilizzate molto per lo studio delle frane. Infatti si determinano la resistenza proprio al taglio di queste masse che scivolano e anche la coesione. La coesione è quella che tiene un po' insieme, quando andate al mare e fate un castello di sabbia, l'acqua è quella che tiene insieme praticamente questi granuli. Stesso discorso lo faremo sulle rocce, in cui dopo, naturalmente, una preparazione di provini che hanno caratteristiche ben definite, geometriche, per essere studiati, determineremo le caratteristiche fisiche, quale assorbimento, coefficiente di assorbimento, la densità e così via. E delle prove di resistenza meccanica, qui ne ho messe due. Naturalmente vi sto soltanto lanciando alcuni tipi di analisi, ne faremo molte di più nel laboratorio. E queste sono le prove di resistenza a compressione direttamente su rocce. I criteri utilizzati, questo è un laboratorio scientifico e quindi lavorerà in un sistema di gestione di qualità. Cioè, praticamente esistono delle regole ben definite sulla quale il laboratorio lavora. In particolare, noi dovremo fare riferimento delle norme internazionali che dicono come effettuare queste prove e elaboreremo dei certificati, il tutto utilizzando i dispositivi di protezione individuale che sono importantissimi in ciascun laboratorio. Il progetto verrà diviso in tre grandi fasi. Una prima è introduttiva, in cui ci saranno delle lezioni frontali e verranno in questo caso effettuate presso la scuola, direttamente verso la scuola. Una seconda molto più lunga e fatta da 7 giornate, in cui faremo proprio delle analisi di laboratorio, un po' quelle che vi ho fatto vedere prima, sui terreni e sulle rocce, e una terza fase in cui faremo l'elaborazione e la redazione di schede. Noi studieremo in particolare 2 terreni e 2 litotipi, 2 rocce. Questo è tutto. Bellissimo. Spero che non stiate dormendo. No, penso proprio di no. Allora, ringraziamo il collega Giorgio Vizzini e passiamo alla presentazione dell'ultimo progetto prima della pausa. Il progetto si intitola Il ruolo delle api per l'uomo e l'ambiente. I tutor saranno Walter Bellucci, Pietro Massimiliano Bianco, Francesco Campanelli e Valerio Silli dell'area per la conservazione e la gestione della flora, della vegetazione, delle foreste, degli habitat, degli ecosistemi, dei suoli e per l'uso sostenibile delle risorse agroforestali ed anche del servizio per la sostenibilità della pianificazione territoriale per le aree protette, la tutela del paesaggio, della natura e dei servizi ecosistemici terrestri. Un po' lungo, ma tutto ciò significa che i tutor saranno praticamente in 1, 2, in 4 afferenti a un'area e un servizio. Gli studenti che seguiranno questo percorso sono quelli del Kennedy, 6 studenti, e dove sono seduti? Eccoli là. Ok, allora io, se venite, vi lascio la parola e vi metto la presentazione. Buongiorno. Innanzitutto ringrazio i colleghi della formazione, molto efficienti e molto gentili, che hanno reso possibile la realizzazione di questo bel evento e importante evento.
Allora, noi appunto lavoriamo al Dipartimento per la protezione, diciamo, della natura e per il monitoraggio ambientale. Il progetto che abbiamo proposto riguarda appunto il ruolo delle api per l'ambiente, no? E per l'uomo. Quindi iniziamo a inquadrare un po' qual è la tematica. Parliamo di servizi ecosistemici, parliamo di insetti impollinatori, di apoidea in particolare. Sappiamo che la natura ci corrisponde dei benefici e dei servizi molto importanti che permettono proprio la vita e la sussistenza delle attività umane come le conosciamo. Se pensiamo appunto al verde che permette di migliorare, oltre che la parte estetica del paesaggio, tempera il microclima e migliora proprio la qualità dell'aria, per esempio delle aree metropolitane in particolare, mi viene in mente. La parte che riguarda la fauna, appunto abbiamo scelto questa categoria di piccoli ma importantissimi insetti, che sono appunto gli apoidei, che hanno questa funzione nell'ecosistema dell'impollinazione. L'impollinazione appunto è ciò che permette proprio la riproduzione della maggioranza di piante che noi conosciamo, oltre ad avere un'importanza economica proprio dal punto di vista agroalimentare. Se pensate che il 30%, più del 30% della produzione agroalimentare del pianeta dipende da questi piccoli insetti che proprio facilitano la riproduzione e la produzione poi alimentare di queste piante. Gli apoidei sono appunto sociali e solitari, diciamo, si distinguono, sono due grosse categorie. Quelle che noi siamo abituati a vedere, diciamo, sono sia le api, che sono questi insetti sociali che vivono all'interno di alveari che spesso l'uomo poi gli mette a disposizione, che quindi tra virgolette sfrutta per la produzione poi di tutta una serie di prodotti, no, apistici, che noi apprezziamo particolarmente noi umani, e quindi che ha domesticato nei secoli proprio per avere questo tipo di servizio. Però non ci dimentichiamo che accanto a questi insetti, che sono quelli appunto sociali, ci sono molti altri insetti impollinatori che sono cosiddetti solitari, quindi non sono sociali, che sono i bombi e tante altre categorie di insetti che noi vediamo molto comunemente in giro e ai quali si deve proprio questo servizio proprio di impollinazione, la riproduzione delle piante, che svolgono un servizio molto importante appunto per la comunità umana, per la biodiversità e per la conservazione degli habitat. La cosa interessante è che questo tipo di questo organismo, questi insetti sono molto sensibili ai composti, alle sostanze presenti nell'ambiente, quindi possono essere un ottimo biomonitor, un ottimo, diciamo, bioindicatore della qualità ambientale, proprio perché, per esempio, per quanto riguarda le api hanno un raggio di azione in cui, come si dice, bottinano di circa 3 km dall'alveare, quindi riescono a esplorare dei territori anche molto... molto distanti, insomma, abbastanza distanti, e quindi sono rappresentative poi di tutte queste matrici, di tutte queste, diciamo, comparti ambientali con cui vengono a contatto, aria, acqua, suolo, e noi ritroviamo con delle affinità diverse all'interno dei prodotti apistici, come per esempio il polline, la cera o il miele stesso che consumiamo, le tracce di questi inquinanti che loro purtroppo accumulano e che quindi da una parte rappresentano un problema dal punto di vista proprio agroalimentare, sanitario, dall'altra contaminano questi piccoli insetti che in quantità piccolissime, già in piccole concentrazioni, queste sostanze attive, per la maggior parte parliamo per esempio dei pesticidi, dei fitosanitari utilizzati in agricoltura, le possono, diciamo, intossicare, quindi non solo provocare la morte, ma poi avere dei problemi proprio a livello, per esempio, danneggiare o comunque ridurre le loro capacità cognitive, per esempio non permettendogli di arrivare all'alveare. Un'ape che non riesce a tornare in un alveare è un'ape che non ha nessuna possibilità di vita. Appunto, dicevamo, le api sono proprio un indicatore ambientale molto interessante, straordinario, e svolgono questo servizio molto importante, quindi l'uomo le studia, le utilizza, le rispetta, speriamo, insomma, le rispetta da tempo e le utilizza, e ci sono delle ricerche, degli studi su questi tipi di insetti. In particolare abbiamo gli studi zooprofilattici e di Lazio e Toscano, comunque i ZS e le ASL, con i servizi veterinari che svolgono questo servizio di vigilanza in cui controllano proprio i prodotti apistici per vedere se ci sono presenti delle tracce e diciamo fanno anche sorveglianza negli apiari per vedere appunto che controllare che non vengano utilizzate sostanze che sono proibite e che quindi le api siano mantenute in buone condizioni di crescita e di vita. L'ape è un insetto sociale. Se andiamo per esempio a vedere, ci interessiamo alla vita di questo insetto, offre veramente un,
diciamo un esempio da osservare eccezionale, perché è un insetto estremamente operoso e estremamente specializzato. Se pensate per esempio che d'estate abbiamo le api ventilatrici che si mettono sul predellino di volo, per esempio, degli alveari, che hanno proprio il compito loro, e sono lì, di raffreddare l'alveare quando fa caldo. Ma così abbiamo migliaia di, diciamo, decine, diciamo, centinaia di specializzazioni in cui ognuna sa esattamente quello che deve fare, e nel mese circa di vita di un'ape essa non si ferma mai e quindi è sempre pronta a prestare la sua opera per il bene dell'intero alveare. Quindi c'è chi nutre i fuchi, c'è chi accudisce la regina, c'è chi esplora e raccoglie il nettare, il polline, c'è chi produce il miele, altre cose, la cera, che servono comunque per la vita dell'alveare. Noi sfruttiamo, tra virgolette, come dicevo, questo tipo di insetto, questa società, però non dimentichiamoci che il miele, i prodotti apistici, sono loro, li producono per la loro vita, quindi dobbiamo essere rispettosi e far sì che parte della produzione rimanga all'interno dell'alveare per permettergli di vivere, per esempio il miele, il polline, eccetera, d'inverno, e quindi far sì che, utilizzando quello che a noi occorre, rimanga sempre quello che garantisca la sopravvivenza, anzi è una buona condizione di vita per l'alveare intero. E, diciamo, questa, ci sono anche delle legislazioni che tutelano, ovviamente c'è tutta una normativa di tutela dei prodotti apistici e degli alveari, proprio perché questo insetto, questa attività è trasversale all'ambiente, tocca molti settori che vanno proprio dall'ambiente alla sanità pubblica, considerando che l'uomo si alimenta di questi prodotti, oltretutto dell'alveare. Cosa importantissima durante questo tipo di questo progetto, noi parleremo anche della flora, perché le api gradiscono determinate specie di piante, quindi non solo quelle che voi vedete, diciamo, molto appariscenti, quei bei fiori colorati eccetera, ma loro piacciono anche fiori molto meno appariscenti, per esempio degli alberi che hanno delle essenze profumate e delle un polline e un nettare che a loro piace e che utilizzano proprio per produrre dei mieli che poi spesso sono anche abbastanza ricercati, che sono per esempio i mieli unifrorali, no? I mieli che provengono da una sola coltivazione che è presente nel range, diciamo, nel raggio d'azione dell'ape, diciamo, dell'alveare. Ogni tipologia di miele ha le sue, diciamo, caratteristiche organolettiche, di piacevolezza eccetera, ma anche proprio dei principi attivi e delle sostanze che lo rendono proprio unico rispetto agli altri mieli, quindi sono anche molto ricercati. Ho fatto per esempio l'esempio della Toscana qui, che è diciamo abbastanza virtuosa riguardo queste produzioni monoflorali. È importante appunto nel concetto anche di questa cosiddetta nutriceutica, che è questo termine che si utilizza adesso, che è proprio quando, diciamo, si ricerca proprio un'alimentazione che va a agire positivamente sull'organismo e addirittura può essere in qualche modo, diciamo, curativa, come dire, può favorire il benessere e limitare proprio le alterazioni. Quindi c'è tutto un concetto legato all'alimentazione che ha un grosso potere di mantenere il benessere e di curare delle piccole patologie, diciamo, anche nell'uomo. Quindi i prodotti apistici sono virtuosi, hanno delle caratteristiche veramente molto interessanti che li rendono molto ricercati. Ci sono tante piante, qui abbiamo preso ad esempio le rosacee, quindi questa pianta, questa, diciamo, famiglia è molto ricercata e molto apprezzata dalle api. All'interno troviamo proprio colture come per esempio il prugno, oppure il ciliegio, il mandorlo, da cui si derivano proprio, si vengono prodotte questi mieli monoflorali che sono molto apprezzati, che hanno anche un bel mercato. Quindi c'è anche un discorso di interessi legati proprio economici, legati alle produzioni di apistiche. Pensate però che il servizio, la valutazione, quindi la stima del servizio di impollinazione che offrono questi insetti, quindi diciamo ci sono dei modelli, ci sono delle persone, degli studiosi, economisti ambientali che hanno proprio quantificato il valore mondiale, il valore planetario di questa impollinazione, e questo servizio è molto 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 superiore a tutto ciò che viene prodotto, proprio al valore economico dei prodotti dell'alveare, il miele eccetera. E questo purtroppo molto spesso noi non ci pensiamo a questa cosa. Come possiamo salvaguardare gli apoidei? Quindi come possiamo evitare che appunto si estinguano, che determinate varietà, per esempio noi in Italia abbiamo l'apis mellifera ligustica, che è un fiore all'occhiello dell'Italia, diciamo una varietà di ape che ha la caratteristica di adattarsi molto bene, molto plasticamente ai vari habitat. Sapete che l'Italia è un paese che ha una grossa biodiversità, tanti habitat, andiamo dalle Alpi al mare, quindi
quest'ape, oltre a garantire una produzione quindi di miele, di prodotti costanti, eccetera, ha questa capacità proprio di adattarsi all'ambiente. Quindi è importante, ci sono degli istituti che proprio mantengono l'allevamento cosiddetto in purezza di questa razza, contrastando questa tendenza a importare per esempio delle regine o comunque altri individui esotici dalle regioni asiatiche, che inquinerebbero e comunque, diciamo, farebbero sì che questa sottospecie di ape, che è così pregiata, così valorizzata in Italia, potrebbe, diciamo, con il tempo scomparire, non esserci più. Quindi cosa possiamo fare? Per esempio le fasce tampone intorno, per esempio, alle aree agricole, e quindi intuiamo che le aree agricole sono uno dei più grossi problemi per gli impollinatori, perché all'interno vengono utilizzati dei composti, di questi fitosanitari, eccetera, dei presidi che spesso anche contro legge vengono trattati, appunto vengono diffusi durante il periodo di fioritura, ad esempio c'è una proibizione, appunto ci sono proprio delle raccomandazioni, per esempio di non trattare con pesticidi durante il periodo di fioritura le piante per evitare che gli insetti possano contaminarsi, rispettare delle fasce proprio cosiddette buffer di rispetto delle zone intorno ai campi in cui si mantengono delle coltivazioni che poi vanno proprio a incrementare la biodiversità, a contrastare questa, diciamo, monotonia del paesaggio, comunque queste monocoltivazioni che nelle agricolture intensive vengono molto spesso, diciamo, applicate. Quindi abbiamo detto che ci sono tutta una serie di raccomandazioni, ci sono delle leggi, c'è, cioè, per esempio un panel, una legge, diciamo, degli articoli di legge che vengono appositamente formulati per l'utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari, cui noi per esempio collaboriamo con altre istituzioni, per cercare di indirizzare verso una politica di agricola, per esempio, a basso impatto, che utilizzi prodotti non tossici per le api. Come dicevo, in concentrazioni di pochi nanogrammi ci hanno degli effetti molto pesanti su questi tipi di insetti. E se pensate che ormai i valori di fondo sono molto, molto vicini a questa soglia, quindi c'è una contaminazione ambientale molto diffusa che testimonia proprio la disinvoltura con cui questi prodotti, che tra l'altro si ritrovano anche nelle acque potabili e nelle falde sia profonde che superficiali, sono stati utilizzati nel corso degli anni. Quindi, e quindi mantenere e diffondere proprio queste specie che sono gradite agli apoidei, per poi ridurre il più possibile l'inquinamento, l'utilizzo di prodotti tossici, quindi una serie di raccomandazioni che dovrebbero garantire proprio la protezione di questi importantissimi insetti. Andiamo adesso a parlare del progetto. Questo progetto, appunto, noi lo abbiamo ideato proprio per diffondere, no, e approfondire le relazioni che ci sono, no, tra l'ambiente e questi insetti, gli apoidei. Quindi diffonde proprio l'importanza che hanno, il ruolo chiave che hanno a livello ambientale questi insetti, e come ad esempio proprio l'ape smellifera, che è questo insetto sociale. Quindi vedremo proprio in campo, innanzitutto ci saranno delle lezioni, diciamo, proprio frontali, in cui daremo delle basi proprio tecniche, scientifiche, su, per riuscire poi a comprendere quello che verrà dopo, quindi capire un po' come questo tipo di insetto, di che famiglia fa parte, che cosa, quali sono le peculiarità, che tipo di vita, che ciclo di vita, che tipo di habitat popola. Toccheremo anche appunto gli apoidei, quelli solitari, perché sono importanti anche loro. Poi vedremo soprattutto le varie attività che si svolgono all'interno di un apiario, quindi che cosa è necessario, quindi conosceremo le fasi proprio di gestione dell'apiario, cosa è necessario per garantire il benessere e la sopravvivenza, non solo, quindi, ma il benessere di questi insetti, come vengono diciamo, combattute eventuali patologie, malattie di cui soffrono questi insetti, come vengono prodotti i vari prodotti, diciamo, i vari, sì, prodotti apistici, prodotti dell'apiario in maniera sostenibile, sia per l'ambiente che per l'alveare, per le api stesse. Questo, diciamo, un po' il programma che abbiamo, quindi ci saranno alcune lezioni sia dirette che lezioni in campo. Noi abbiamo anche, appunto, degli accordi con degli istituti, uno per esempio è l'istituto di zooprofilassi che sta, appunto, di Lazio e Toscana, che è in via Appia, un vero e proprio istituto di ricerca dove si fanno, appunto, degli studi continuamente sul ruolo di questi insetti, soprattutto come mantenerli in buona salute, quindi si mettono a punto delle sostanze a basso impatto per l'ambiente e per l'alveare, quindi si vede, appunto, qual è la produttività, come migliora la produttività, eccetera. E questo è uno dei luoghi dove andremo a vedere proprio praticamente le operazioni che vengono fatte e come si gestisce un alveare.
Poi abbiamo diciamo anche altri istituti. Uno è appunto una fattoria sociale di cui parlerà adesso il mio collega Francesco Campanelli, che è proprio un esempio virtuoso sia dal punto di vista sociale, proprio ha una funzione proprio di formazione proprio a livello del territorio, sia proprio una funzione proprio di sociale, in cui di persone diversamente abili poi prestano la loro opera e si sono specializzati proprio nelle produzioni apistiche. Noi diciamo questo è il primo progetto che facciamo riguardo a queste cose, speriamo di interessarvi e di riuscire a portare avanti le cose in maniera piacevole e di darvi delle informazioni interessanti. Passo la parola a Francesco, che vi illustrerà adesso questa cosa della fattoria sociale. Allora sì, abbiamo un po' introdotto tutto quanto dicendo quello che in effetti è la funzione dell'APE nell'ambiente. E tra le visite esterne comunque ci saranno anche, oltre alle visite all'istituto zooprofilattico, dove si occupa appunto dell'allevamento dell'ape licustica, che è quella che più interessa, la più laboriosa, è quella che riesce a produrre meglio e anche a impollinare meglio, chiaramente, perché la funzione non è solo quella della produzione del miele o dei prodotti dell'alveare ma chiaramente l'impollinazione è quella che è la funzione ecosistemica che svolgono gli apoidei stessi. Ci sarà una visita agli orti urbani, a un orto urbano di Roma, quello delle Tre Fontane, che è la più grossa realtà appunto che si occupa non solo di orticoltura, di agricoltura, ma anche un aspetto sociale anche lì, perché la funzione un po' di questi orti sociali non è altro che sottrarre quei terreni un po' degradati o in disuso e cercare di rimetterli e di riutilizzarli. Questo serve anche per arricchire quella che è la biodiversità e quello che poi serve. E la terza, cioè la parte più diciamo importante, perché è la parte dove noi svolgiamo già una serie di progetti che nascono nel 2010, grazie. Nasce nel 2010 con una convenzione proprio con questa associazione che è l'AIS, che è situata a Castel Giuliano presso questa fattoria sociale, dove è un centro diurno per ragazzi diversamente abili, uomini. Non bambini, uomini, persone che finita la scuola non hanno grandi possibilità di introduzione sia nel mondo del lavoro che nell'informazione, nella conoscenza, e quindi si è pensato di creare questo programma articolato in quattro progetti. Il primo progetto è progetto che poi non è altro che la realizzazione di un apiario didattico e i laboratori che servono poi per la smelatura e per tutto ciò che è quello che è il prodotto che ci riporta l'ape. La seconda parte, che è la parte formativa vera e propria dei ragazzi, è proprio questa, apiabili, cioè l'acquisizione di competenze in agricoltura come ambiente per l'integrazione. Un corso che è stato articolato, va bene, in 12 lezioni, 18 incontri di laboratorio, dove hanno partecipato 9 ragazzi e 3 operatori. Questo è servito proprio per dare una formazione, per far sì che i ragazzi dell'associazione, e non solo, perché era aperto anche ai liberi cittadini, ai cittadini dell'Interland, si è svolto a Castel Giuliano, quindi Bracciano, e quindi insieme per conoscere le api, che è la seconda terza parte del programma, dove praticamente saranno le scolaresche delle scuole primarie a venire a far visita in questa fattoria sociale che è appunto dove saranno i ragazzi diversamente abili ad accogliere questa volta i ragazzi cosiddetti normodotati, cioè come con la loro preparazione insieme ai tutor saranno gli attori della giornata, perché condurranno i ragazzi sia nell'apiario, nei laboratori, faranno delle lezioni frontali, chiamiamole, con dei coinvolgimenti di tutti i tipi. Questo è chiaramente con le finalità che sono delle attività didattiche delle scolaresche e non solo, quindi la comprensione della funzione ecosistemica, come dicevo prima, per la salvaguardia della biodiversità, l'osservazione dell'alveare, quindi direttamente si andrà lì con le attrezzature chiaramente idonee per poterlo fare, quindi vedere da vicino quella che è la vita dell'alveare, e chiaramente nei diversi ruoli che loro poi svolgono, come già diceva anche Valerio. E chiaramente poi l'acquisizione, forse la cosa più importante, la consapevolezza, il rispetto e l'apprezzamento della diversità, cioè questo contatto con i ragazzi insieme alla diversità, quella che noi chiamiamo la biodiversità, fa tutto un insieme sicuramente di maggiore interesse, come dicevi, con un valore aggiunto appunto.
quarta parte, forse la parte più importante, più tecnica, è la parte del monitoraggio ambientale. Questo è iniziato quando l'apiario ISPRAIS, come lo chiamiamo, comunque l'apiario didattico di Castel Giuliano della Fattoria Sociale, è stato inserito nello studio e quindi in un monitoraggio nazionale, chiamato BINET, finanziato dalla Comunità Europea attraverso la rete rurale, dove sono state posizionate 300 postazioni in 63 moduli. Questo è servito per fare delle comparazioni in varie regioni, in vari punti d'Italia, chiaramente dal sud al nord, come vedete sui puntini. Questo ha fatto sì che, attraverso analisi chimiche, nutrizionali e patologiche, ci ha fatto rendere conto di quello che è lo stato di salute degli alveari, quindi delle api, non solo dei prodotti chiaramente che riportano la quantità, ma proprio lo stato di salute, la vitalità, quali possono essere le patologie, quali possono essere le difficoltà, quali possono essere i fattori esterni che poi vanno a incidere su questa mortalità che già da anni colpisce gli alveari, e si sta facendo di tutto per cercare di capire, non tanto di risolvere quanto ancora di capire quali possano essere le cause. Difatti, nelle analisi chimiche noi andiamo a analizzare le api morte, le api vive, il miele, la cera e il polline, che sono appunto le matrici che si analizzano generalmente all'Istituto Zooprofilattico, fa questa attività, per vedere cosa c'è nel terreno. Noi, per esempio, come esempio, il nostro modulo ha portato come analisi chimiche l'unico residuo di pesticida è un roterone, che poi non è altro che una sostanza naturale, dove viene usata anche in agricoltura biologica. Quindi questo dimostra, diciamo, l'ambiente più o meno pulito, perché, come diceva, il raggio di azione dei 3 km dell'APE, praticamente sono circa 3 ettari e mezzo, vanno veramente a fare un servizio di controllo. Quindi, come vengono spesso chiamate sempre di più, sono delle sentinelle ambientali, perché attraverso le notizie che loro riportano con questa analisi noi possiamo avere un quadro abbastanza chiaro della situazione, dei farmaci che sono usati, se ci sono o no delle culture che possono... Scusate... E vabbè, quindi poi passiamo alle analisi nutrizionali, dove andiamo ad esaminare le proteine, che sono il polline, e qui vediamo maggiori proteine con maggiore azoto, abbiamo sicuramente una capacità nutrizionale del polline, quindi una forza della famiglia maggiore. E poi quelle patologiche, dove andiamo a vedere quelle che sono le problematiche legate ai vari parassiti o alle varie patologie che vanno a indebolire soprattutto l'ape, oltre ad uccidere in certi casi completamente l'alveare. Calcolate che l'alveare è formato da circa 60-50.000 api con un'unica ape regina. Quindi si fanno queste osservazioni, questo è quello che faremo anche lì a Castel Giuliano, abbiamo un microscopio elettronico e andiamo a vedere... molto attentamente quelle che possono essere sia dei parassiti come il nosema, che è molto difficile a vedere a occhio nudo, a differenza invece della varroa, che è invece un parassita che indebolisce o distrugge l'alveare. Quindi le attività in campo saranno quelle fatte insieme ai ragazzi, ai 9 ragazzi che fanno il corso. Questo sarà una raccolta delle api, sarà una misurazione delle api, sarà un controllo visivo delle stesse api, tutto riportato su delle schede, e quindi avere quindi una continuità e un'attenzione maggiore nei confronti della vita di queste api, intervenendo nei momenti in cui vediamo che ci sono delle difficoltà o quant'altro. Tutto questo sarà svolto in 2 giornate di 5 ore l'una e basta, questa sarà le giornate forse più interessanti, perché saranno quelle in campo dove ci saranno varie cose da vedere insieme. Grazie. Va bene, ringraziamo anche i colleghi Valerio Silli e Francesco Campanelli. A questo punto interrompiamo per un quarto d'ora, ci rivediamo qui tra un quarto d'ora. Chi vuole può accedere al bar per prendere qualcosa. Riprendiamo con la dottoressa Barbara Bellomo dell'area per la normazione tecnica ambientale, che presenta il progetto di alternanza studenti scienziati e scienziati studenti, applicazione di Citizen Science. L'istituto a cui è dedicato e rivolto questo progetto è l'Istituto Maiorana di Roma, con 4 studenti. Dove sono gli studenti così? Eccoli, perfetto, in prima fila.
Lascio la parola alla dottoressa Bellomo. Grazie, buongiorno e benvenuti agli studenti. E dunque io ho presentato questo progetto di alternanza scuola-lavoro sul tema della citizen science, che vorrei un attimo introdurre prima di parlare del progetto vero e proprio. E già il termine forse non tutti lo conoscono o non lo conoscono nella sua accezione più completa. E se provate a fare una ricerca su internet digitando quindi le parole citizen science, come immagino che i quattro ragazzi abbiano già fatto, visto che hanno scelto questo progetto per capire di che cosa si tratta, vedranno che ci sono tante definizioni, anche molto diverse tra di loro, che sono più o meno articolate e pongono l'accento su vari aspetti legati a questo fenomeno. La traduzione letterale del termine è scienza dei cittadini, però spesso si può trovare anche come scienza partecipata, scienza condivisa o scienza collaborativa. Diciamo che al di là di tutte le alcune definizioni che io ho riportato su queste slide, ma vi evito di leggerle e di sentirle, diciamo che in sostanza la citizen science può essere considerata come una partecipazione attiva e volontaria del pubblico, pubblico costituito quindi da scienziati non professionisti che partecipano alle attività di ricerca scientifica, attività intese sostanzialmente come raccolta di dati e di informazioni per accrescere il sapere scientifico. E bisogna fare attenzione a non confondere la citizen science con l'informazione ambientale o la cittadinanza attiva, perché nei progetti di citizen science c'è proprio una partecipazione nella raccolta dei dati e delle informazioni, quindi nei monitoraggi, che ultimamente sono anche molto coinvolti i monitoraggi ambientali oltre a quelli di altro tipo. E questo coinvolgimento della cittadinanza può avvenire in vari modi e con diversi livelli di partecipazione, e da quella che viene definita contributiva, che è quella più semplice, in cui i cittadini raccolgono soltanto dei dati oppure indossano essi stessi dei sensori o inseriscono dei dati sul PC. E si passa poi invece a delle forme più complesse in cui il cittadino nella forma collaborativa contribuisce anche all'interpretazione di base di alcuni fenomeni, nella forma condivisa partecipa anche alla definizione stessa del problema da indagare, e spesso infatti alcuni progetti vengono attivati proprio su richiesta e segnalazione di cittadini che vogliono collaborare su determinati fenomeni. E quella estrema prevede la partecipazione, oltre che nell'individuazione del fenomeno da indagare, nella raccolta dei dati, nell'analisi e anche in una collaborazione nell'interpretazione dei risultati ottenuti da questo processo. E benché oggi si parli molto spesso di citizen science, che si è diffusa notevolmente negli ultimi anni, in realtà è un fenomeno già molto antico, risale agli inizi del Novecento. La prima volta che è stata attivata una campagna di questo tipo è stata in Nord America, nel campo dell'ornitologia, quando una tradizione voleva che si facessero delle battute di caccia nel periodo natalizio che consistevano praticamente nell'uccidere il maggior numero possibile di uccelli, dividendoli quindi per le varie specie uccise. Poi un ornitologo propose di modificare questa tradizione trasformandola praticamente in un censimento, quindi in una conta degli uccelli, ed è nata quindi la prima attività di citizen science in cui i cittadini quindi contavano gli uccelli delle varie specie. E poi il termine vero e proprio, diciamo, è stato coniato nel 95 dal sociologo Irwin, che ha scritto proprio un testo su questo tema. La diffusione recente che c'è stata negli ultimi tempi, negli ultimi anni, è dovuta da una parte a un incremento notevole dell'innovazione tecnologica e dall'altra anche a una crescente sensibilità dei cittadini verso le tematiche ambientali, e quindi la richiesta di essere sempre più partecipi sia nei processi decisionali ma anche di monitoraggio quanto riguarda le tematiche ambientali. Il sostegno dell'innovazione tecnologica, come dicevo, è stato fondamentale, sia perché ha reso disponibili degli strumenti e dei sensori a basso costo, accessibili quindi a tutti, a volte costano anche decine di euro,
e soprattutto facilmente utilizzabili. Inoltre anche la diffusione dei telefoni cellulari, degli tablet, che consente praticamente di raccogliere informazioni anche con un buon livello di dettaglio e soprattutto la georeferenziazione delle informazioni. Molti progetti infatti nascono proprio con l'uso del tablet, in cui il cittadino si scarica delle app, magari fa una foto a una farfalla piuttosto che un uccello o altre tipologie di temi che vengono indagati, e la invia in un portale dove praticamente contemporaneamente invia anche l'ora esatta e la posizione esatta grazie alla georeferenziazione, e quindi l'informazione ha una qualità superiore rispetto a quella che si aveva un tempo. Queste informazioni poi vengono trattate, validate da esperti, inserite all'interno di banche dati che si vanno ad affiancare alle banche dati ufficiali raccolte invece dagli scienziati professionisti. E i campi di applicazione tradizionali della citizen science, quindi quelli primi che sono stati sviluppati e che, sui quali esistono iniziative di maggiore successo e più famose, sono il campo della natura e della biodiversità, ma anche quello della climatologia, dell'astronomia, del calcolo distribuito e della medicina. E oggi c'è invece molto interesse, sempre crescente, ai temi del monitoraggio ambientale, quindi si assiste a uno sviluppo di iniziative di citizen science per il monitoraggio della qualità dell'aria o dell'acqua, o per il monitoraggio di scariche di rifiuti, o di misure di agenti fisici come rumore, campi elettromagnetici o inquinamento luminoso, odori e così via. E i vantaggi della citizen science sono su due fronti, sia nel campo sociale che nel campo scientifico. In ambito sociale c'è oggi molta attenzione a questo tema, perché consente di sensibilizzare i cittadini a tutte le problematiche ambientali, educandoli anche a comportamenti sostenibili. Quindi c'è una parte importante dei progetti di citizen science che è dedicata proprio all'educazione ambientale. Inoltre consente anche e favorisce un avvicinamento e una fiducia dei cittadini nelle istituzioni, soprattutto in quegli ambiti in cui, in seguito a situazioni conflittuali, questo rapporto si è andato un po' depauperando. E nell'ambito scientifico, nello stesso tempo, si hanno numerosi vantaggi, perché questo tipo di monitoraggi consente di raccogliere una quantità ingente di dati, sia dal punto di vista spaziale che temporale, che altrimenti non potrebbero essere raccolti con i metodi tradizionali, e ovviamente a costi anche contenuti rispetto a quelli che sono i monitoraggi ufficiali. Inoltre le informazioni che pervengono possono costituire anche degli allerta su determinate problematiche, e quindi richiedere poi l'attivazione di monitoraggi ufficiali o di approfondimenti tecnici su temi o situazioni delicate che emergono a seguito di questo tipo di monitoraggi dei cittadini. E naturalmente, per che un'iniziativa di citizen science abbia successo, è necessaria un'accurata progettazione, a partire già dalla modalità di coinvolgimento dei cittadini, all'individuazione del tema, alla verifica dell'affidabilità dei dati raccolti, che devono essere comunque validati, e deve essere valutata la modalità con cui questi dati possono essere integrati con quelli ufficiali, in quanto si tratta di dati diversi che spesso non sono confrontabili, e di conseguenza non sarebbe corretto appunto fare un confronto diretto con questi dati, però possono andare a costituire una base importante che consente anche di dare informazioni o spiegazioni su determinati fenomeni. Il progetto che presento oggi si chiama Studenti Scienziati e Scienziati Studenti. Questa è la scheda informativa che avete visto. E già dal titolo diciamo, ho voluto porre l'attenzione sulla duplice valenza di questa attività, che è sempre un po' bionivoca, per cui così come tutti i progetti di citizen science, c'è un vantaggio reciproco sia da parte del cittadino che raccoglie i dati, sia da parte dello scienziato che li riceve. In questo caso quindi gli studenti si approcciano a questo tema, e quindi ai problemi della scienza in campo ambientale, ma anche noi ricercatori e tutor del progetto trarremo vantaggio anche utilizzando le idee che gli studenti stessi ci potranno proporre per l'attivazione di nuovi progetti, perché in questa attività sarà proprio prevista una fase progettuale in cui gli studenti dovranno
proporre loro stessi un'iniziativa. E il percorso formativo è articolato in questo modo. Diciamo, ci sono due moduli formativi che saranno introduttivi e che hanno come scopo quello di introdurre gli studenti alle tematiche ambientali e all'assunzione di comportamenti sostenibili. Il primo modulo prevede la presentazione dell'ISPRA e del sistema e una panoramica di quelle che sono le principali tematiche ambientali che sono poi oggetto dei progetti di Citizen Science. E verrà anche data un'informativa su quelli che sono i principi che sono alla base della normativa ambientale, quindi sia a livello comunitario come poi le direttive comunitarie vengono recepite nei paesi e membri, quindi a livello nazionale, e come poi vengono applicate sul territorio anche attraverso norme regionali. E inoltre si parlerà delle organizzazioni internazionali che operano in materia ambientale. E il secondo modulo invece sarà dedicato proprio alla citizen science, quindi come nasce, come si sviluppa, quali sono le organizzazioni che operano a livello sia internazionale che nazionale su questo tema. E poi faremo un'analisi dei principali esempi di applicazione nel mondo, con particolare riferimento alle applicazioni poste in essere sia in ISPRA che nel sistema ambientale, nel sistema delle agenzie. E in questa fase gli studenti potranno anche loro stessi fare attività di citizen science, perché potranno scaricare le app, iscriversi e registrarsi sui siti che lo richiedono e quindi partecipare a delle attività proprio di rilevamento. E la fase successiva comporterà proprio il coinvolgimento nelle iniziative di citizen science esistenti in ISPRA e si articolerà in quattro moduli formativi in cui faremo delle visite presso i vari uffici dell'ISPRA che si occupano di questa materia o che hanno attivato progetti oltre a illustrare le attività in corso, anche in questo caso potranno partecipare attivamente dove ci sono disponibilità di strumenti e di applicativi che possono già essere direttamente utilizzati. Nell'ambito di questa studio delle esperienze in ISPRA si parlerà in particolare di un progetto, che è questo progetto di cui vi accenno brevemente, organizzato dall'EPA Network, che è la rete delle agenzie ambientali europee, e dall'Agenzia Europea per l'Ambiente. Questo è un progetto specifico sul monitoraggio della qualità dell'aria che coinvolge le scuole. E prevede proprio che presso le scuole vengano installati dei sistemi di monitoraggio. Si tratterà di campionatori passivi, quindi verranno installati all'esterno della scuola, lasciati per un periodo variabile, in genere di qualche settimana, dopodiché queste cartucce che sono all'interno di questi campionatori verranno analizzate in laboratorio dalle agenzie ambientali e restituiranno un valore relativo alla concentrazione di NO2, biossido di azoto, nell'aria. E gli studenti avranno quindi una parte attiva in questa attività, perché collaboreranno all'individuazione del punto di campionamento, al posizionamento proprio del campione, alla raccolta delle cartucce, e seguiranno poi tutto il processo anche di individuazione e interpretazione dei risultati. E diciamo che in questo progetto i quattro ragazzi potranno già lavorare quest'anno per la parte dei protocolli che dovremo mettere a punto per la realizzazione, perché è un progetto avviato da poco che riguarderà poi probabilmente tutte le regioni d'Italia. E le misure vere e proprie inizieranno invece l'anno prossimo, e in questo caso quindi probabilmente ci sarà un coinvolgimento anche come alternanza scuola-lavoro molto più ampio, perché partirà proprio la fase operativa, però potrà essere un buon momento per vedere per i ragazzi che partecipano al progetto quest'anno, vedere proprio come si sviluppa un progetto di citizen science. E la fase successiva riguarderà, sulla base di quello che hanno appreso, quindi osservando i progetti esistenti, di stimolare la loro fantasia e creatività nel progettare loro stessi un'iniziativa di citizen science. E sarà una cosa ovviamente semplice, però potrà consentire di affrontare tutte le varie fasi, quindi dall'individuazione della popolazione da coinvolgere, il tipo di strumento informatico da utilizzare e così via. E alla fine di questo percorso
e ci sarà una fase di diffusione e divulgazione dei risultati. E gli studenti dovranno organizzare un workshop presso la loro scuola in cui dovranno raccontare l'esperienza svolta e le informazioni acquisite e essere loro stessi un canale di diffusione di questo tipo di informazioni presso altri studenti, presso gli insegnanti, presso le famiglie e presentare il loro progetto, quello che hanno ideato. Oltre che occuparsi di tutta la fase organizzativa, quindi di comunicazione e di realizzazione di un evento, dalla fase della logistica a quella della preparazione, quindi delle slide per la presentazione, fino alla fase finale, quindi proprio di esposizione e di trasmissione quindi di queste informazioni e comunicazioni. E l'evento poi si concluderà a giugno con la presentazione di tutti i progetti, in cui ancora gli studenti avranno possibilità qui in ISPRA di presentare l'attività che è stata svolta. Grazie. Ringraziamo la dottoressa Bellomo perché ci ha presentato un progetto molto ricco di attività, anche diversificate, che coinvolgeranno gli studenti diciamo a tutto tondo, potendo diciamo potendosi esprimere sotto diversi aspetti. Quindi a questo punto passerei alla presentazione dell'ultimo progetto formativo della mattinata, che è quello che verrà realizzato nella sede ISPRA di Bologna con gli studenti dell'Istituto Maiorana di Bologna. Sono 24 studenti che ci stanno seguendo o che poi vedranno successivamente lo streaming della mattinata. Le tutor sono Claudia Greco e Nadia Mucci dell'area per la genetica della conservazione. Il titolo del progetto è Investigando il DNA per la difesa delle specie aliene protette. Passo la parola a Nadia. Buongiorno a tutti, è sempre un piacere parlare ad una platea, soprattutto se è una platea di giovani, e anche per questo ringraziamo il prezioso lavoro delle colleghe di formazione che hanno organizzato questo evento. E oggi parleremo quindi del progetto formativo che realizzeremo con gli studenti dell'Istituto Ettore Maiorana, con un titolo che recita Investigando il DNA per la difesa delle specie animali protette. È un titolo esaustivo, diciamo non lascia niente all'immaginazione. Ci sono delle parole chiave, DNA, specie protette, che danno immediatamente l'indicazione di quello che sarà il focus delle attività che andremo a svolgere. Quindi oggi vi presenteremo non solo il progetto, ma anche come mai l'abbiamo ideato, quali sono le circostanze per cui abbiamo deciso di attuarlo e comunque anche come procederemo in questo progetto. Tutto questo presentando anche quella che è la nostra area, spiegandovi chi siamo, che cosa facciamo, e questo perché poi è più utile per capire il progetto che andremo a sviluppare. Noi siamo l'area per la genetica della conservazione. Siamo una delle 12 aree del Dipartimento per il monitoraggio e la tutela dell'ambiente e per la conservazione della biodiversità. E siamo una delle 4 aree che sono elencate qua sotto, che sono dislocate ad Ozzano e che si occupano dello studio della fauna selvatica. Anche noi studiamo fauna selvatica, però con un approccio diverso. Abbiamo un approccio di tipo biomolecolare. Quindi noi studiamo il DNA e dal DNA otteniamo delle informazioni che poi sono utili per i piani di gestione e di conservazione della fauna selvatica. Abbiamo un focus sulle specie minacciate a rischio di estinzione e abbiamo anche una specializzazione su quella che è la genetica forense, quindi sulla risoluzione e supporto nei casi di illeciti contro la fauna selvatica. Questa è un'immagine un pochino più veritiera di quello che siamo. In alto proprio vedete la palazzina che ospita i laboratori, la palazzina ad Ozzano. Sulla sinistra ci vedete noi, il team di genetica. E sulla destra sempre il team di genetica in un momento di attività in uno dei laboratori dell'area. Attività che, come abbiamo già detto, è un'attività di tipo genetico. Cosa facciamo? Ora, senza
entrare nei dettagli, facciamo una sintesi di quelle che sono le nostre attività. Noi fondamentalmente, se potessimo riassumere, diremmo che analizziamo il DNA partendo da campioni biologici e attraverso le informazioni che leggiamo, fra virgolette, sul DNA otteniamo delle informazioni, quindi l'identificazione del singolo individuo, le analisi di parentela fra gli individui, il sessaggio, i rapporti filogenetici fra gli individui, fra le specie, fra le popolazioni, la struttura della variabilità genetica delle popolazioni, i fenomeni di ibridazione di determinate specie. E tutto questo perché poi alla fine sintetizziamo queste informazioni a supporto dei progetti di conservazione della fauna selvatica, ma anche a supporto della risoluzione di casi di bracconaggio e per il supporto anche del rispetto delle leggi internazionali che regolamentano la tutela della fauna. Non abbiamo voluto farvi un elenco dei progetti che facciamo, nel senso che sarebbe stato un po' noioso. Quindi abbiamo preferito una immagine che desse un'idea un pochino delle specie su cui lavoriamo. E questo per dirvi che lavoriamo sui monitoraggio genetico dei grandi carnivori. Lavoriamo sul lupo, sull'orso, sul gatto selvatico, sulla lontra, per stabilire la consistenza numerica delle popolazioni, nei casi dove ci sono problemi per identificare i processi di ibridazione con gli animali domestici, per vedere quelle che sono le dinamiche della popolazione nel tempo, sempre ai fini di gestione e di conservazione. Abbiamo qui altri due casi, la lepre italica, capriolo italico, la sarna italica, perché lavoriamo per la salvaguardia degli endemismi italiani. Cioè sono popolazioni o specie che sopravvivono solamente in Italia e che quindi meritano un particolare tipo di conservazione in modo tale da non andare estinte. Abbiamo cominciato a lavorare sul DNA ambientale, lavoriamo per esempio sulle popolazioni di anfibi per conoscere lo status della popolazione. L'informazione genetica può essere utile per capire se una popolazione è a rischio, se una specie è a rischio. E sulla destra vedete diversi animali esotici su cui lavoriamo nell'ambito del controllo per evitare che ci siano flussi illeciti di animali, quindi il commercio nero delle specie protette. E quindi una serie di attività che ovviamente in funzione di diversi progetti viene sviluppato in maniera diversa. Però, e qua entriamo veramente nel progetto, la cosa fondamentale di tutte le nostre attività è che noi partiamo da una base comune, quale che sia il progetto, quale che sia la finalità. Noi lavoriamo a partire da materiale biologico. E quindi questo è uno step critico, un punto critico. Senza materiale biologico collezionato, adeguatamente conservato, non riusciamo a procedere negli step successivi. È una fase determinante, anche perché noi lavoriamo nel campo della genetica della conservazione, quindi noi vogliamo tutelare gli animali, quindi anche il campione biologico non può essere un campione che crea dello stress all'animale. Quindi raramente lavoriamo con sangue o muscolo, sangue magari se ci sono degli animali in cattività, oppure muscolo se ci sono degli animali morti, quindi su carcasse. Di solito dobbiamo operare questi studi attraverso del materiale biologico che viene definito tracce, cioè parti biologiche che gli animali lasciano sul terreno, quindi peli che rimangono attaccati agli alberi, penne che cadono, feci, urine, quindi un materiale biologico particolare. Quindi a maggior ragione è importante non solo la raccolta, ma anche come vengono conservati, in modo tale che si possa estrapolare un progetto. Quindi
proprio su questo step noi abbiamo deciso di organizzare l'attività dei ragazzi, perché abbiamo identificato a partire da questo punto una serie di obiettivi. Obiettivi didattici. Si parlerà di campionamento, i ragazzi impareranno le regole del campionamento e della conservazione, lavoreranno in laboratorio, ma ovviamente saranno implicati, saranno obbligati, fra virgolette, a conoscere tutte quelle che sono i principi base delle analisi genetiche. E questo, a parte per un loro bagaglio personale, è importante anche per capire quelli che sono dei possibili sbocchi lavorativi in un futuro. L'altra cosa che abbiamo ritenuto molto importante è che questo step è uno step intermedio che permette poi la realizzazione di un progetto. Però ci è sembrato molto formativo far capire ai ragazzi che qualsiasi passaggio, step all'interno di una procedura è di fondamentale importanza per il raggiungimento dell'obiettivo. E a maggior ragione, se c'è uno step basale, è molto importante che venga fatto nella migliore delle maniere, in modo tale che si riesca a raggiungere poi il risultato finale. Impareranno a lavorare in team, quindi a condividere le proprie idee ed a estrapolare poi una progettualità comune. D'altra parte ci saranno proprio degli obiettivi di competenza. I ragazzi saranno in laboratorio a lavorare e quindi dovranno imparare anche quelle che sono le regole del laboratorio. Ci sono delle regole che vanno, che vanno rispettate, ci sono degli strumenti, utilizzeranno ovviamente gli strumenti base, però anche in questo caso ci sono delle regole che vanno rispettate. E apprenderanno ovviamente tutta quella che è la base del campionamento genetico, perché è il focus del progetto, ma impareranno anche quello che è il linguaggio tecnico-scientifico, che è diverso dal linguaggio normale, quindi dovranno utilizzare e comprendere un linguaggio preciso, sintetico, estremamente corretto. E d'altra parte dovranno imparare anche ad utilizzarlo, perché alla fine cercheremo di fare confluire le conoscenze che sono state ottenute all'interno di materiale divulgativo tecnico-scientifico. Questo progetto durerà per 50 ore complessive e abbiamo diviso in lezioni, teorico, pratiche, lavori di gruppo. E quindi i ragazzi rimarranno presso i laboratori del nostro istituto proprio per imparare ad ottenere la manualità del laboratorio e frequenteranno il museo di Ozzano, che è un museo scientifico molto importante e rinomato, anche per simulare dei prelievi sugli animali, e visiteranno anche la biblioteca di Ozzano in modo tale anche da capire la differenza fra i diversi elaborati tecnico-scientifici. Quindi il lavoro sarà coadiuvato non solo da noi, ma anche dal tutto l'altro personale dell'area, dal personale delle altre aree. E abbiamo chiesto anche il coinvolgimento dei carabinieri forestali, proprio per la loro esperienza nel campo degli illeciti, perché molto spesso comunque ci sono illeciti che la cui risoluzione viene supportata da analisi genetiche, quindi comunque è una sinergia importante ed è un'esperienza molto importante che possono raccontare ai ragazzi. Alla fine l'idea era, una volta acquisite le conoscenze, che queste conoscenze possano confluire in un manuale. Perché un manuale? Un manuale perché intanto ci si rende conto di quello che è stato, che si è appreso. È un manuale in cui si descrive come deve essere la corretta raccolta dei campioni biologici, quale deve essere la corretta conservazione, e quindi questo per sintetizzare quello che si è imparato. E quindi è l'ultimo step di un momento formativo, ma a sua volta può essere un punto
punto di formazione iniziale per quelli che operano sul campo, perché un manuale di questo genere, dove vengono sintetizzate queste informazioni, può essere poi a sua volta utilizzato anche da chi lavora sul campo, quindi un elemento formativo per le altre persone. E detto questo, direi noi siamo, come vedete, pronti a... in attesa dei ragazzi, e quindi ragazzi vi aspettiamo, e a voi grazie dell'attenzione. Grazie alle dottoresse Nadia Mucci e Claudia Greco per la presentazione di questo bellissimo progetto che si aggiunge agli altri progetti altrettanto belli. Anche qui abbiamo potuto apprezzare il risvolto non solo assolutamente pratico, ma anche molto originale. Tante volte, diciamo, se ne sente parlare nelle serie TV di genetica, e quindi questo, diciamo, che proprio calza a pennello, investigando il DNA. A questo punto, terminata la fase di presentazione dei progetti, e ci rimane un ultimo intervento, quello del nostro responsabile salute e sicurezza, il quale ci darà una informazione, un'informativa più che altro sui rischi nei luoghi di lavoro. Vi dovrebbero essere state distribuite delle fotocopie, delle slide che lui appunto adesso illustrerà. L'ingegner Fabio Cianflone. Grazie, buongiorno a tutti. Il materiale che vi verrà distribuito sono praticamente le slide che vi proietterò. Volevo partire dalla considerazione questo. Quello che fate nei progetti di alternanza scuola-lavoro sono delle attività lavorative a tutti gli effetti. Essendo quindi che svolgete quindi le attività lavorative, cioè fate dei campionamenti in campo, quindi utilizzate degli attrezzi, utilizzate degli strumenti, utilizzate delle sostanze. Ho visto prima nella slide, una delle ultime slide che ha presentato Samucci, il fatto che avrete a che fare con campioni biologici, con pinzette, pipette, reagenti, quindi attrezzature di laboratorio, sostanze chimiche, e in più fate delle attività che per definizione possono comportare dei pericoli. Noi dobbiamo stare attenti, cioè queste attività devono essere fatte in sicurezza. Per essere fatte in sicurezza dobbiamo quindi adottare delle misure di prevenzione e protezione, che sono un pochino quelle che i vostri insegnanti vi hanno fatto nel corso che riguarda la sicurezza sui luoghi di lavoro. Voi avete già avuto una formazione di base, che è quella della formazione generale, cioè avete capito un pochino come funziona la sicurezza e quindi qual è il vostro ruolo come studenti e quindi quali sono poi, diciamo, tutte le misure di prevenzione e protezione che dovete adottare. Vi ricordo che voi come studenti siete equiparati dalla normativa che riguarda la sicurezza sul lavoro, che è il decreto legislativo 8108, siete equiparati a dei lavoratori a tutti gli effetti, per cui avete esattamente le stesse, diciamo, esigenze di formazione e di assicurazione sul lavoro, di fornitura di dispositivi di protezione individuale e di formazione, così come ce l'ha un qualsiasi lavoratore, perché per definizione lo studente è equiparato a tutti gli effetti ad un lavoratore. Qui in queste slide vi riporto qual è, diciamo, il riferimento normativo che decide questa cosa, che ci indica questa cosa. Per cui per noi, voi studenti, quando venite ad operare qui in ISPRA, nei laboratori, utilizzate e svolgete delle attività che comportano dei pericoli e dei rischi per la vostra salute, siete a tutti gli effetti come se foste dei dipendenti ISPRA. Okay? Detto ciò, che cosa facciamo? Cioè, noi dobbiamo avere contezza di quello che fate, quindi abbiamo visto i progetti a cui partecipate, sulla base di questi progetti dobbiamo fare un'analisi e una valutazione dei rischi connessi alle attività del progetto. Ci sono due note per come la norma inquadra questo, le normative sulla sicurezza sul lavoro inquadrano questa valutazione del rischio. Ci sono due soggetti: da una parte c'è il vostro dirigente scolastico, che è il datore di lavoro della scuola, vostro datore di lavoro,
E per quanto riguarda invece ISPRA c'è il nostro direttore generale Alessandro Bratti, che è il datore di lavoro per i dipendenti ISPRA. Siccome queste attività che voi svolgete all'interno dei luoghi di lavoro ISPRA sono delle attività, quindi, in cui ci sono dei soggetti esterni, voi, che venite all'interno di ISPRA a svolgere delle attività che di fatto comportano dei rischi, allora tutti e due i datori di lavoro si devono preoccupare che queste attività siano sostanzialmente fatte in sicurezza. Quindi ognuno deve fare il suo, d'accordo? Quindi il vostro datore di lavoro si deve preoccupare della vostra sicurezza, ma anche noi, quando venite da noi a utilizzare le nostre attrezzature, le nostre attività, i nostri luoghi di lavoro, anche noi dobbiamo preoccuparci di questa cosa. E quindi diciamo, c'è una certa suddivisione di compiti. Allora, mentre il vostro dirigente scolastico, il vostro preside, si è preoccupato di procurarvi un'assicurazione, nel caso vi facciate male, siete coperti dal punto di vista assicurativo, di farvi una formazione generale di base, per cui sapete che come funziona l'organismo della sicurezza, quali sono le figure, i preposti, i tutor, eccetera. Da parte nostra, invece, ci preoccupiamo che tutte le attrezzature che vi mettiamo a disposizione, i luoghi di lavoro che vi mettiamo a disposizione, le attività che venite a fare da noi, siano attività controllate, per cui voi non, diciamo, adottiamo delle misure di prevenzione e protezione affinché voi svolgiate questo lavoro in piena sicurezza. Va bene? La cosa che volevo subito, e quindi nell'utilizzo, diciamo, mettiamo, ci focalizziamo sulla sicurezza delle attrezzature che vi mettiamo a disposizione, sui locali, sugli impianti. Primo notavo, cioè sentivo la dottoressa Mucci mentre vi diceva che venite a frequentare, per esempio nel progetto specifico di Ozzano, e questo è l'ultimo che ho sentito, ma immagino vale per tutti i progetti, esatto, e le api, frequenterete che cosa? Dei posti, dei nostri luoghi di lavoro, quindi uffici, ma anche biblioteche, ma anche laboratori e anche attività sul campo. Per definizione ci sono alcuni di questi luoghi che sono più pericolosi di altri, mentre l'ufficio, bene o male, insomma, ci desta poca preoccupazione, ma i laboratori, biblioteche, attività sul campo ci danno, diciamo, qualche pensiero in più, cioè dobbiamo andare a mettere un pochino più d'accortezza, perché questi luoghi, queste attività sono per definizione, come diciamo, a maggior rischio, nel senso che ci sono dei rischi connessi all'attività, alle attrezzature e alle sostanze che utilizzate. Okay? Mi sono, prima una delle ultime slide che ho visto mi faceva pensare quello che fate, c'era scritto cosa fate, dove lo fate, con chi. Erano le tre cose che sicuramente a noi, dal punto di vista della sicurezza, ci interessano. Quindi cosa fate e come, direi io, cosa fate, con chi lo fate, chi vi accompagna, chi c'è con voi e dove, in quali luoghi, no? Queste tre cose sono delle cose che noi analizziamo per fare la valutazione dei rischi, perché nel come e cosa fate, nel dove lo fate e con chi lo fate comportano dei rischi. Comportano dei rischi. Quindi un conto se vado a fare l'analisi, cioè se vado in un laboratorio a utilizzare un reagente chimico, piuttosto che se vado sul campo a, non so, ad andare, cioè a fare dei prelievi di campioni biologici e quant'altro, una carcassa e così via, va bene, di animale. Quindi queste sono le cose su cui noi dobbiamo focalizzarci. Per fare questo, per ciascun progetto, in base a queste informazioni che noi prendiamo, grazie anche ai colleghi che, insomma, che vi accompagnano, che hanno costruito il progetto, stiamo predisponendo dei documenti di valutazione del rischio specifici per questo progetto, cioè che non fanno altro che prendere in considerazione quello che fate, queste cose che ci siamo detti, e individuare quali sono i potenziali rischi a cui andate incontro, rischi per la salute e per la sicurezza, e individuare quali sono le precauzioni sostanzialmente che dobbiamo prendere. E questo lo mettiamo all'interno di questo documento. Questo è un documento che firmerà il nostro datore di lavoro, perché abbiamo fatto noi questa valutazione, e poi però sarà attuato da chi? Sarà attuato da parte nostra, dal nostro tutor, cioè da chi vi segue, da chi segue il progetto e chi vi ha, come per dire, incarico in quelle determinate attività. Da parte vostra, da un vostro tutor o da un vostro accompagnatore che comunque sarà sul campo e sul luogo, salvo poi precise, insomma, come dire, organizzazioni specifiche per determinate attività. Va bene? Detto ciò,
Vabbè, questo ve l'ho già detto, io vado un pochino così, vediamo, scorro le slide se vi ho detto un pochino tutto. Questo che vi sto dicendo è in realtà quello che dire, l'informazione, la formazione necessaria che vi serve per poter affrontare in sicurezza questa attività. Mi piacerebbe pure un'altra cosa che ho visto, perché voi arriverete a un, vedevo una cosa molto interessante, a un manuale operativo finale. Sarebbe molto bello, magari in collaborazione con la dottoressa, di completare, tra virgolette, o arricchire questo manuale operativo con le misure di sicurezza per ogni attività operativa che si fa. Perché io immagino che in questo manuale operativo ci sarà descritto o scritto, indicato quali sono le modalità per fare un prelievo, come farlo. Beh, per fare un prelievo ci sono dei rischi connessi. Come lo faccio in sicurezza? Cioè, qual è il tipo di guanto, qual è il tipo di scarpa, qual è la precauzione che devo utilizzare per farlo? Cioè, mi sembrerebbe un manuale molto più completo, perché non solo dico che cosa deve essere fatto, ma come lo devo fare anche con gli aspetti di sicurezza. Cioè, secondo me aggiunge del valore allo stesso manuale, che diciamo alla parte tecnica del manuale. Quindi sarebbe molto interessante che magari traeste voi stesso spunto ed esperienza da questa cosa anche sugli aspetti di sicurezza. Cioè, tenete presente che qualsiasi cosa, questa è una cosa con cui noi del settore, insomma, di chi si occupa di sicurezza, quelli che come me si occupano di sicurezza, si scontrano tutti i giorni. Cioè, essere con la sicurezza, è inutile dircelo, no? Viene considerato un pochino come è un orpello da fare, dobbiamo considerare anche la sicurezza adesso. Cioè, no, le procedure, questo e quello, bisogna fare la formazione, devo sorbirmi un corso di 4 ore, poi di 8, eccetera, questo che parla, legge, eccetera. Però il tutto è finalizzato alla vostra sicurezza, no? Se dobbiamo arrivare a dire che un lavoro è fatto bene, non quando è fatto bene solo dal punto di vista tecnico, no? Quando è un lavoro scientifico, tecnico-scientifico di assoluto rilievo. C'è uno step in più, cioè un lavoro è fatto bene quando è fatto non solo bene dal punto di vista tecnico e scientifico, ma è fatto bene anche dal punto di vista della sicurezza. Cioè, quello è un lavoro fatto bene, perché altrimenti un lavoro fatto bene può comportare dei rischi, e quindi ecco che ho fatto bene ma mi sono fatto male, e questo non va bene. Anche perché non solo farsi male è un problema, non solo per chi si fa male, no? È un problema per la scuola, un problema per il dirigente, un problema per la famiglia, un problema in definitiva sociale, no? E questo oggigiorno, proprio ieri mi pare, leggevo, sono state l'INAIL ha diffuso gli ultimi dati sugli infortuni sul lavoro di quest'anno, e siamo a un numero esorbitante di morti sul lavoro, Adesso non voglio far terrorismo oppure insomma impaurirvi o destarvi. Sicuramente le attività che farete voi sono attività più che tranquille, voglio dire, le attività, sarete messi in condizione sia in laboratorio sia sul campo assolutamente di stare in piena sicurezza e in piena tranquillità, perché quello che farete non dovrà comportare assolutamente dei rischi fuori controllo per la vostra salute, per la vostra sicurezza, per la tranquillità di tutti. Ma questo solo per farvi capire che anche questi aspetti vanno presi se si vuole lavorare bene, no? Per quello che vi ho detto prima. Quindi, in definitiva, a questo vostro progetto sarà associato uno specifico documento che magari condivideremo innanzitutto con i colleghi per vedere se in ogni fase abbiamo sufficientemente individuato quelle che sono le misure necessarie per svolgere in sicurezza quell'attività, oppure magari dobbiamo aggiungere qualche altra cosa. E poi sarebbe molto bello, come vi dicevo, magari tramutare questa cosa nel vostro lavoro finale, che quando parlerete, illustrerete questo manuale e direte questa operazione va fatta così perché c'è una questione. Talvolta che cosa succede? Ed ecco, questo è secondo me un concetto che bisogna capire. Talvolta per fare in sicurezza quella determinata operazione
proprio perché c'è questo aspetto, cioè devo curare quell'aspetto di sicurezza, magari tecnicamente nel momento in cui io vado a progettare, a definire quali sono le modalità operative per farlo, devo cambiare qualcosa a livello tecnico perché poi funziona a livello di sicurezza. Perché se invece la sicurezza la vedo alla fine, cioè se voi mi presentate, vi dico, se voi mi presentate il manuale tecnico operativo fatto bene dal punto di vista, diciamo, tecnico scientifico, per cui funziona tutto, poi lo vado a leggere io che non conosco niente dal punto di vista tecnico scientifico, ma conosco, magari ho un'esperienza maggiore per quanto riguarda i rischi connessi a questo lavoro, no? A quello che mi dite che fate in quel manuale operativo, vado a vedere che magari c'è una sorta di trovo delle contraddizioni, perché alcune operazioni non possono essere fatte in quel modo perché altrimenti sono pericolose per chi le fa. Allora ecco che aggiungere, fare questo manuale in tandem, ma anche con gli aspetti di sicurezza, oltre che quelli tecnico-scientifici, secondo me fanno sì che questo valore abbia sicuramente, questo vostro lavoro abbia sicuramente un maggior valore, insomma, maggior valore aggiunto, e possa essere utile per chi apre questo manuale e magari lo seguirà per fare questo, quello che volete fare voi. Cioè, due parole sulla nostra organizzazione. Noi, come voi, tutte le organizzazioni che si occupano di sicurezza, c'è un datore di lavoro, c'è un RSPP, un responsabile del servizio prevenzione e protezione, ci sono una serie di addetti e di rappresentanti dei lavoratori. Noi in particolare, per quanto riguarda, ci focalizzeremo su questo, darvi quali sono le misure di prevenzione e protezione relative alle attività che voi avete elencato, che sono esplicitate nel vostro progetto. In più vi daremo anche qualche altra indicazione che riguarda le procedure di emergenza e di evacuazione quando per qualche motivo succede un problema o un malore o una scossa di terremoto o piuttosto che un principio di incendio, come metterci in sicurezza, okay? E questo è anche scritto all'interno del documento e poi vi sarà in qualche modo illustrato per quali sono le procedure da tenere, diciamo, in questi casi. In ogni sede abbiamo queste procedure, abbiamo degli addetti che si occupano di applicarle e di farle eseguire, che poi sostanzialmente l'avete, immagino, fatto anche nelle vostre classi, nelle vostre scuole, qual è la prova di evacuazione che si fa periodicamente per, simulando un problema, un principio di incendio piuttosto che un malore, piuttosto che una qualche altra emergenza, per capire, insomma, come funziona in caso di, no? Perché farlo più volte quando l'emergenza non c'è, solo per esercitarsi, poi ci aiuta a non dover fare nessun ragionamento quando poi la cosa succede davvero. Quando succede davvero dobbiamo agire meccanicamente, non dobbiamo ragionare con la testa, perché in quella situazione emergenziale la testa non è lucida perché ha paura, cioè, no? c'è l'adrenalina, no? C'è l'istinto, no? E non abbiamo certo la mente lucida o il ragionamento da fare. Quindi, però non l'abbiamo fatto a bocce ferme, come diciamo qua a Roma, l'abbiamo fatto quando è tutto tranquillo, abbiamo capito che cosa devo fare quando suona quell'allarma, quando vedo l'omino con il gilet giallo che mi dice vieni via che c'è un'emergenza in corso, non devo ragionare, devo semplicemente eseguire pochissime cose che mi portano in sicurezza prima possibile. Va bene? Detto ciò, se avete delle domande, io credo di avervi detto un pochino tutto, insomma, quindi la cosa centrale è che collegato al vostro progetto ci sarà un documento di valutazione del rischio. Questo documento di valutazione del rischio analizzerà tutte le modalità, le fasi operative, cioè quindi cosa fate, come fate, come lo fate, con chi lo fate, dove lo fate. Prenderemo i rischi che ci sono in considerazione e da lì scaturiranno queste misure di prevenzione e protezione. Che cosa sono queste misure? Saranno delle istruzioni di sicurezza, fate così piuttosto che fate così, divieto di, obbligo di, eccetera. In più, per ogni progetto verrà visto quali sono i vostri dispositivi di protezione individuale, vi ricordate i famosi DPI, cioè dispositivi di protezione individuale, cosa eventualmente serve, no, alla fin fine per poter fare quell'attività, insomma, cioè il casco, scarpe, un camice, gli occhiali di sicurezza e quant'altro, va bene? Quindi questo sarà, diciamo, se avete domande, bene, altrimenti per me, vabbè, è sufficiente.